io purtroppo mi sono dovuto fidare, mi hanno anche comprato l'azienda, figurati, se mi pagano anche l'affitto, quindi cioè, va bene così. Ho da fidarmi, gioco forza. Non ho messo la lavagna, vedi? Ciao. Pensavo di respirare male con questa. No, questa ci è abituata, ci sono i primi 2-3 minuti che... Già, infatti sento. L'ho girata anche a Dario, eh. Ma tu l'hai messa per adesso? Io rigiro quando c'ho ste robe. Anche perché poi danno per scontato che uno conosca tutti. Io la sanità non solo non mi piace come settore d'approfondimento, ma proprio, ti presenti quelle cose che non ti sono congeniali? Io sono ipocondriaco, io sono un fruitore di sanità, ma non so entrare nelle dinamiche organizzative, gli accreditamenti.
Microfono, eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, vi prego di prendere posto. Consigliere Paparelli, consigliere De Luca, iniziamo. Allora, nell'iniziare la seduta del question time, poi lo ridirò durante il corso della seduta. Allora, avete visto che consigliere Bori, ecco, perfetto, è stato fatto un percorso, è venuta la ASL mercoledì scorso indicando il percorso da fare, il tipo di mascherina da tenere. Ricordo che la mascherina va tenuta anche quando si parla, è importante, e chi vuole delle file sotto, chi vuole, o può rimanere su, giù, quando parla quello dietro, parlo di questi due, oppure se vuole può andare seduto centralmente, nel momento in cui parla quello dietro, parlo delle figure, però il metro è garantito, quindi è una possibilità, un'ulteriore precauzione in più che viene ribadita. Ovviamente sugli spalti devono stare seduti dove ci sono gli adesivi rossi, e per tutti quanti c'è l'obbligo di tenere sempre la mascherina sopra il naso, quindi anche quando si parla. Quindi iniziamo con il question time. Oggetto numero 12, risponde l'assessore Coletto, interroga la consigliera Porzi. Do la parola alla consigliera Porzi. Buongiorno, grazie Presidente. Dobbiamo rimanere seduti o ci possiamo alzare? Non ho capito. Seduti, ok, perfetto. Il tema di questa interrogazione è relativo alle presunte inadempienze riguardo agli screening del tumore al seno, al colon retto, della cervice uterina, e quindi gli intendimenti della Giunta rispetto a questa tematica. Un programma di screening è un processo molto complesso che agisce su una popolazione asintomatica, sottoponendola periodicamente a controllo con l'obiettivo di individuare una malattia prima che si manifesti attraverso sintomi. Lo screening, pertanto, in quanto un programma di intervento su popolazione, non solo rientra nella mission delle aziende sanitarie, ma deve garantire ai cittadini un approccio quanto più possibile uniforme e qualitativamente appropriato. In Umbria sono attivi tutti i programmi di screening per la prevenzione dei tumori indicati come efficaci nel panorama scientifico nazionale ed europeo, ovvero gli screening per la prevenzione del carcinoma della mammella nelle donne, del carcinoma della cervice uterina nelle donne e del carcinoma del colon retto per le donne e gli uomini. Il percorso di screening per giungere a una diagnosi definitiva è completamente gratuito. Come dimostrano i dati nazionali dell'Osservatorio Nazionale Screening, gli screening in Umbria hanno raggiunto risultati in linea con gli standard nazionali, garantendo ai cittadini coinvolti un percorso di qualità in tutte le sue fasi. Considerata la DGR numero 366 del 2013, che definisce il nuovo modello organizzativo per questi screening oncologici, prevedevamo appunto lo screening per la prevenzione del tumore alla mammella, che coinvolge tutte le donne in età compresa tra i 50 e i 69 anni, che sono invitate a sottoporsi alla mammografia ogni 2 anni. Dal 2014 sono invitati a effettuare una mammografia ogni 2 anni anche le donne tra i 70 e i 74 anni residenti in Umbria, proprio in linea con quanto evidenziato dalle raccomandazioni scientifiche e dai gruppi di lavoro nazionali. Lo screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina coinvolge tutte le donne in età compresa tra i 25 e i 64 anni e sono invitate ad eseguire il test nella nostra regione, questo è avvenuto a partire dal 2009, anche nelle donne comprese tra i 18 e i 24 anni. Il programma di screening per la prevenzione dei tumori del colon retto è stato avviato in Umbria nel 2006. Le persone tra i 50 e i 74 anni sono invitate ogni 2 anni a sottoporsi al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Le aziende ASL dell'Umbria inviano alle persone in questa fascia di età un kit
da poter svolgere tranquillamente a domicilio, dove sono contenute anche le istruzioni da eseguire. Evidenziato che la Regione Umbria ha disposto proprio il 25 marzo 2020 e fino al 31 luglio una riorganizzazione delle attività di questi screening oncologici, evidenziato anche la proroga del governo dello stato di emergenza, che nella interrogazione, nel testo trovate il 15 ottobre, in quanto l'interrogazione è piuttosto vecchia, ecco, non è sufficiente e non giustifica certamente questo parametro temporale il reiterarsi della sospensione dei servizi essenziali. Per lo screening colon rettale risultano sospesi gli inviti, vista anche l'interruzione temporanea dal 12 marzo scorso del servizio di spedizione dei kit. Per lo screening mammografico risultano sospesi gli inviti per le donne che dovevano essere invitate nei mesi di maggio, giugno e luglio, e per le donne che dovevano essere invitate per la prima volta, cioè le donne che compivano il 50° anno di età. E proprio di ieri il servizio sul nostro telegiornale regionale, in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, del primario di uno dei nostri più importanti ospedali, il quale appunto ravvisava questo ritardo e questa volontà di recuperare il tempo, diciamo così, e le prestazioni perdute. Per lo screening cervicale sono sospesi gli inviti. Ecco, in alcune altre regioni, penso alla regione Lazio e alla regione Emilia-Romagna, i percorsi di screening sono stati attivi e le aziende si sono impegnate nella rimodulazione delle agende. Sono state illustrate le modalità con cui garantire il rispetto dei criteri di sicurezza introdotti dai vari DPCM e questa è la dimostrazione che se c'è la volontà del legislatore regionale i servizi di screening possono essere garantiti anche in una fase delicata come questa che stiamo ancora vivendo purtroppo. La sostanziale perdurante inattività anche dei servizi CUP e quindi l'impossibilità da parte dei cittadini di ottenere prenotazioni per visite ambulatoriali o per esami diagnostici sta aumentando il rischio di ammalarsi e di non poter effettuare le indagini preventive fondamentali per alcuni tipi di tumore. Questo ingiustificabile e inaccettabile disservizio, oltre a causare enormi disagi ai cittadini, sta ampliando le differenze di accessibilità alle cure e alla prevenzione tra le varie fasce sociali della popolazione. Si rischia sempre di più di generare cittadini di serie A, che si possono permettere l'accesso ai servizi privati a pagamento, e cittadini di serie B, che non potendosi permettere la sanità privata, sono costretti a volte a rinunciare alle cure e alla prevenzione. Questa disuguaglianza per la sanità umbra, concepita come universalistica, pubblica e gratuita, è semplicemente inaccettabile e da contrastare con tutte le nostre forze e risorse. Quindi la mia interrogazione è per sapere come la Giunta regionale intende ripristinare questi screening antitumorali previsti dalle normative regionali e garantiti in altre regioni, nonostante l'emergenza Covid, quale programmazione ha adottato per recuperare i mesi di inattività e se intende adottare un piano straordinario di assunzioni per potenziare le dotazioni organiche di medici e personale infermieristico delle strutture interessate agli screening. Grazie. Grazie consigliere Porzi, ricordo a tutti i consiglieri di cercare di stare nei 3 minuti per esigenze anche di registrazione del question time. Do la parola all'assessore Coletto per la risposta. Grazie Presidente. Con la DGR 374 del 2020, linea indirizzo per le attività sanitarie nella fase 2, e la DGR 467, sempre del 2020, linea di indirizzo per le attività sanitarie della fase 3, la Giunta regionale ha dato disposizioni riguardo alla ripresa delle attività sanitarie, tra le quali anche gli screening oncologici, che essendo dei livelli essenziali di assistenza, sono stati considerati a pieno titolo tra le attività da riprendere tempestivamente. Le due delibere, per quanto riguarda la ripresa delle attività di screening, citano la ripartenza dei programmi dovrà innanzitutto tener conto dell'esigenza di operare in completa sicurezza sia per gli operatori che per gli utenti, attraverso le misure di distanziamento e la messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale, ma anche
garantire il recupero di tutti gli invii relativi alle programmazioni di marzo e aprile, riprogettando completamente le sedute, sia per quanto riguarda il numero delle persone da invitare e il tempo di ogni prestazione, nonché la durata delle sedute stesse. Le due aziende dovranno attenersi alle indicazioni di seguito esposte, che verranno aggiornate in funzione dell'andamento epidemiologico e in linea con le raccomandazioni date dall'Osservatorio Nazionale Screening e delle regioni e delle province autonome. Le aziende sanitarie devono provvedere ad effettuare l'invito per ciascuno dei tre screening oncologici, tenendo conto delle necessità di garantire il distanziamento fisico, il rispetto dei tempi e delle modalità e le procedure di sanificazione, la messa a disposizione di DPI per il personale sanitario e per gli utenti, seguendo le disposizioni ministeriali e dell'Istituto Superiore di Sanità. L'offerta deve essere rimodulata tenendo conto del livello di rischio per ciascuna fascia di età, dando priorità alle persone che hanno ricevuto la lettera d'invito nel periodo marzo-aprile 2020, ma il cui esame è stato sospeso causa l'emergenza Covid e che comunque non siano state presentate immediatamente prima del lockdown. Dovranno essere contattate e reinvitate tutte le persone chiamate ad approfondimento di ciascuno dei tre screening, coloscopia, colposcopia ed ecografia e biopsia mammaria, dopo la verifica dell'eventuale mancata adesione e di un eventuale invito di marzo e aprile per il secondo livello. Le sedute dovranno essere programmate escludendo qualsiasi forma di overbooking, attribuendo un passo identico a ciascuna donna sia nel caso dello screening mammografico che nel caso dello screening cervicale. Le donne di ciascuna seduta dovranno essere contattate preventivamente per l'effettuazione del triage e la verifica dell'effettiva disponibilità a venire presso il centro di senologia o presso uno dei consultori delle singole aziende. Si dovrà, con cadenza almeno quindicinale, verificare l'adesione per rimodulare, se necessario, gli inviti. Prima del riavvio delle sedute di screening dovranno essere individuate e aggiornate le sedi dove vengono effettuate le prestazioni di secondo livello in ragione del ricollocamento di alcune attività in ospedale Covid-free. Successivamente, con DGR 711, è stato adottato il documento recante piano operativo per il recupero delle prestazioni sospese o ridotte in periodo di lockdown e contestualmente è stato dato mandato ai commissari straordinari delle aziende sanitarie regionali di adottare i provvedimenti e le azioni utili a dare attuazione a quanto contemplato nel documento. Nel particolare degli screening è stata data indicazione affinché le chiamate di screening sospese e le prestazioni di secondo livello sospese devono essere recuperate progressivamente fino ad allineare i tempi di chiamata. Pertanto, sulla base di quanto sopra citato, le attività relative agli screening oncologici previsti dalle normative regionali e garantiti in altre regioni nonostante il Covid sono state ripristinate e garantite anche nella nostra regione a partire dal mese di giugno 2020, seguendo i criteri individuati dalle delibere citate sopra. È stato adottato da ciascuna delle aziende sanitarie un piano di recupero che prevede il recupero degli inviti sospesi nel periodo di lockdown entro il 31 dicembre 2020 attraverso la ripartizione di tale quota di inviti sospesi nei 4 mesi da settembre a dicembre come attività aggiuntiva e a quelle chiamate a scadenza naturale. Il piano di recupero è attuato seguendo le indicazioni delle delibere 374 e 467 e la 711 sempre del 2020 in linea con le raccomandazioni date dall'Osservatorio Nazionale Screening alle regioni e alle province autonome. Grazie. Grazie Assessore, do la parola al Consigliere Porzi per la replica. Sarò molto breve perché ho perso un po' di tempo nell'illustrazione, solo per dire che non sono affatto soddisfatta di questa risposta perché le raccomandazioni e gli auspici che l'Assessore ci ha illustrato in una larga parte della sua risposta non dicono niente di fatto su quanto il piano di recupero abbia prodotto in termini di prestazioni erogate. E siccome i numeri sono anche sostanza, ecco, mi sarei aspettato almeno di capire
quante prestazioni in questo lasso di tempo, dalle delibere della giunta regionale ad oggi, sono state erogate per colmare questo gap. Sappiamo che a livello nazionale, ce lo dice Sileri, ci sono 20 milioni di prestazioni diagnostiche da recuperare in tutta Italia, diversamente ripartita tra le regioni. Ecco, mi aspettavo e mi aspetto per il futuro che quando si compie una interrogazione, quando si fa un'interrogazione, non lo si fa per mettere in difficoltà la Giunta e l'esecutivo in una situazione di grande difficoltà come quella che tutti comprendiamo, ma per avere delle risposte che possono dare anche rassicurazioni alla nostra popolazione. Darci un numero sul quante prestazioni nei diversi screening, che sono tre, sono state recuperate in questo lasso di tempo, visto che l'interrogazione risale ad agosto, credo che non sarebbe stato difficile. Grazie. Grazie consigliere. Procedo con l'oggetto numero 13, l'interrogazione su linee di indirizzo regionali in materia di trattamento sanitario obbligatorio TSO e accertamento sanitario obbligatorio in salute mentale ASO. Interrogante il consigliere Bori. Do la parola al consigliere Bori per illustrazione. Grazie Presidente. Il tema del trattamento sanitario obbligatorio e degli accertamenti sanitari obbligatori è un tema che riguarda i pazienti, gli operatori sanitari, ma anche le polizie locali. Ad oggi abbiamo una delibera del 15 gennaio 2020 in cui la giunta regionale che l'ha adottata stabilisce le linee di indirizzo regionali. All'interno sono riportate alcune informazioni che vanno verificate se corrispondano al vero. Infatti all'interno si sostiene che queste linee di indirizzo siano state concordate con le polizie locali in quanto titolari della procedura di esecuzione dei TSO e degli ASO. Soltanto che la dottoressa Caponi, comandante del Corpo della Polizia Municipale di Perugia e presidente del Comitato per la Polizia Locale dell'Umbria, ribadisce nella comunicazione di servizio successiva a queste linee guida di febbraio, ribadisce che non esiste alcun protocollo d'intesa né atti di altra natura che disciplinino l'esecuzione degli accertamenti sanitari obbligatori e dei trattamenti sanitari obbligatori. Solamente che la giunta regionale sostiene, nella propria delibera, di aver addirittura concordato un tavolo su questo tema e di aver coinvolto direttamente le polizie. Ora, delle due l'una, una delle due cose non corrisponde al vero. La nostra preoccupazione non è sul tema degli errori che si susseguono da parte dell'assessorato, ma è su come, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria, si sia proceduto a effettuare i TSO e gli ASO, che, come sanno tutti gli amministratori, sono procedure complesse e molto molto delicate. Quindi le carenze logistico organizzative che lamentano sia gli operatori sanitari che la polizia locale, che possiamo sintetizzare con l'assenza di una previsione stabile del personale medico a bordo del mezzo di soccorso che interviene per i TSO e per gli ASO, che rappresenta un rischio effettivo sia per la salute del paziente che per gli operatori stessi qualora si dovesse procedere a un TSO. La mancata individuazione di appositi locali in cui ricevere il paziente trasportato al pronto soccorso rappresenta un altro rischio reale per entrambi, sia per il paziente che per gli operatori, e purtroppo spesso avvengono reazioni forti da parte del paziente. Il mancato allineamento dei tempi tra il triage approntato all'inizio dell'intervento e nel corso del trasporto e all'arrivo del personale medico nella sede e nel pronto soccorso. Questi sono solo alcuni degli esempi delle cose che sarebbe utile che fossero concordate tra operatori sanitari, giunta regionale e polizia locale. Quindi l'interrogazione chiede di sapere se la Regione Umbria intenda rendere pubblici gli esiti del lavoro prodotto da questi tavoli che dichiara di aver effettuato, ma di cui le polizie locali non hanno rilevato traccia,
quindi sia dei tavoli che del gruppo di lavoro all'interno dell'assessorato, perché questi lavori non sono mai stati resi pubblici. E si chiede anche se corrisponda al vero quello che è riportato nelle linee guida e che viene smentito purtroppo dai fatti. Grazie. Grazie consigliere Bori, do la parola all'assessore Coletto per la risposta. Grazie Presidente. Il documento, parte integrale e sostanziale della DGR numero 6, 15 gennaio 2020, partendo dalla normativa vigente e dal documento della Conferenza Stato-Regioni e raccomandazioni in merito all'applicazione di ASO e TSO per la malattia mentale, fatto proprio dalla Giunta regionale con proprio atto 917 del giugno 2009, è frutto dell'elaborazione di una serie di confronti fra le diverse figure coinvolte. Primo fra tutti, la sintesi della sessione tematica su urgenza e emergenza attivata in occasione della Conferenza regionale della salute mentale dell'8 maggio 2015, una sessione ampiamente partecipata non solo dagli operatori dei servizi sanitari, ma anche dalle polizie municipali, dalle forze dell'ordine e dalle associazioni di familiari e coordinata dal professor Roberto Quartesan e dalla dottoressa Maria Patrizia Lorenzetti. Sono stati inoltre raccolti i protocolli già attivati nelle diverse realtà territoriali della Regione contenenti indicazioni per l'esecuzione del TSO ed ASO, ad esempio nei distretti Assissiano, Media Valle del Tevere, Trasimeno, nell'Alta Valle del Tevere e nella AS2, ed anche i protocolli già in uso in altre realtà regionali. Già nel 2015, nel periodo immediatamente successivo alla conferenza regionale, è stato attivato un gruppo di lavoro che ha organizzato la propria attività sia in una serie di incontri svoltasi in sede regionale, sia attraverso gli scambi delle bozze degli elaborati per via informatica. In questo percorso il servizio competente della Direzione Regionale Salute e Welfare ha coinvolto inizialmente le aziende sanitarie locali con tutti i direttori responsabili. Successivamente sono stati invitati a fornire il loro contributo il direttore di unità operativa complessa del pronto soccorso dottor Francesco Borgognoni e le aziende ospedaliere regionali nelle figure dei direttori generali e dei direttori sanitari. Questi ultimi, nello specifico, sono stati interessati affinché venissero individuati all'interno dei pronto soccorsi degli spazi dedicati. Tale documento, in più, è stato partecipato mediante consegna ai componenti del Comitato per la Polizia Locale dell'Umbria, attivato presso l'attuale Direzione Regionale di Risorse, Programmazione, Cultura e Turismo, ai fini di una condivisione delle procedure, in quanto titolari della procedura di esecuzione del TSO. Il documento, così predisposto, è stato approvato dalla Giunta regionale nel mese di gennaio dell'anno in corso, con l'intento di avviare una fase per garantire una diffusa conoscenza delle raccomandazioni in esso contenute. Tale fase prevede un percorso divulgativo e partecipativo attraverso l'organizzazione di un seminario e di un percorso di formazione interprofessionale per la condivisione delle competenze necessarie. A seguito dell'approvazione delle linee guida, alcuni comuni hanno ritenuto di proporre osservazioni e la Regione Umbria si è impegnata a discutere della cosa anche con l'ausilio della Prefettura, considerato che spesso le esigenze sanitarie non coincidono perfettamente con quelle delle polizie locali. A tale proposito è stato convocato per il 12 ottobre il Comitato della Polizia Locale, recentemente nominato dal Consiglio regionale, al fine di affinare ulteriormente le problematiche connesse all'esecuzione del TSO. Considerata l'emergenza sanitaria venutasi a creare in questi mesi, tale percorso ha subito un evidente arresto, ma si è e si sta lavorando per riprendere le fila con la massima collaborazione tra istituzioni. Grazie. Grazie Assessore, do la parola al Consigliere Bori per la replica. Sì, guardi Presidente, Assessore, a me stupisce che non sia stata data una risposta alla domanda, cioè se questo protocollo è stato concordato o meno con le polizie locali. Le polizie locali, non ne dubito, dicono di no, quindi prendiamo atto che non essendoci una risposta, questa è la risposta. Positivo invece, penso che sia il fatto che anche questa interrogazione avrà contribuito a portare il tema all'interno dell'osservatorio per la polizia locale che abbiamo
attivato finalmente e chiediamo che si parli seriamente della questione, perché i trattamenti sanitari obbligatori, gli accertamenti sanitari obbligatori sono purtroppo delle dinamiche complesse sia dal punto di vista degli operatori sanitari che dei pazienti, ma anche di chi lo deve seguire, cioè gli operatori di polizia. Per cui riteniamo che la partecipazione sia un tema centrale. Ci auguriamo che ci siano novità positive dall'incontro del 12 ottobre. Purtroppo finora non ce ne sono state. Grazie consigliere Bori. Procediamo con l'oggetto numero 14. Interrogazione sull'ampliamento di malattie infettive conseguente a trasferimento di oncometologia all'ospedale di Terni ed interruzione dell'ampliamento di oncologia. Gravi disagi per i malati più fragili. Interroga il consigliere Paparelli, risponde l'assessore Coletto. Do la parola al consigliere Paparelli. Grazie Presidente. Premetto che stiamo tornando purtroppo con dei dati riferiti alla pandemia Covid importanti nella nostra regione e siamo ancora in assenza di un piano sanitario, di un'organizzazione adeguata, di un piano pandemico, perché anche quello famoso del 2008 non è stato mai aggiornato e stiamo ripiombando nella più completa disorganizzazione in alcuni casi. In particolare all'ospedale di Terni sono iniziati, quanto si è appreso dalla stampa, lavori di ristrutturazione dei locali che ospitavano una sezione di area medica al piano terra del corpo centrale, lato sud-ovest. Il trasferimento sarebbe stato effettuato della struttura per liberare spazi ai fini dell'ampliamento della clinica di malattie infettive, che così, insieme a quanto abbiamo, quanto è stata, avete deliberato in quest'Aula, conferma il fatto che l'abnorme aumento dei posti di terapia intensiva, l'aumento dei posti di malattia infettiva è conseguente al fatto che evidentemente si vuole fare di quell'ospedale il presidio più importante per la gestione del Covid e della pandemia. Con tutto quello che concerne, per quello che riguarda i disagi per tutte le altre patologie, le lunghissime liste d'attesa che ancora esistono, soprattutto nelle aree chirurgiche. I lavori, abbiamo appreso, cominceranno solo che dopo stati questi spazi occupati all'oncoematologia saranno stati liberati, eccetera. Tutto questo però c'è una conseguenza, a mio avviso, molto grave, cioè quello di rallentare e addirittura adesso vedremo anche cambiare l'ampliamento necessario che da anni era stato progettato, faticosamente conquistato, necessario per un ampliamento adeguato del reparto di oncologia e degli spazi destinati all'attesa per i pazienti particolarmente fragili che necessitano di un'accoglienza adeguata. La recente esperienza vissuta nella gestione della fase più critica dell'emergenza Covid ha evidenziato che quella città, quell'ospedale, aveva bisogno di altro. Noi facemmo la proposta di utilizzare l'area dell'ex milizia, siete stati sordi a qualsiasi nostra proposta. Il problema adesso è non tornare a penalizzare la regolare attività chirurgica e assistenziale a favore dei pazienti, anche quelli con gravi patologie, e soprattutto fare in modo che si avvii al più presto, in modo improcrastinabile, si avviino i lavori di ampliamento del reparto di oncologia progettati fin dal 2015 e assegnati, già appaltati ad una ditta sulla quale sono stati spesi 100.000 euro per il progetto. C'è una donazione della Fondazione Garit di 800.000 euro. È stato fatto l'appalto di 1 milione e apprendiamo dalla stampa adesso che tutto questo si ferma perché la direzione generale avrebbe in mente di rivalutare, se non ridimensionare, diciamo, questo progetto cui i malati particolarmente fragili aspettano da anni. Quindi vorremmo sapere se questo corrisponde al vero, quali sono le tempistiche per l'avvio e la conclusione dell'ampliamento di oncologia e quali sono le tempistiche che voi prevedete per il completamento del reparto di malattie infettive.
Grazie consigliere, do la parola all'assessore Coletto per la risposta. Grazie presidente. L'articolo 2 del DL 34 2020 decreto rilancio prevede il rafforzamento delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero tramite appositi piani di riorganizzazione predisposti dalla Regione e approvati dal Ministero della Salute. Con nota 15.028 del 22 luglio 2020, il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, ha inviato alla Regione Umbria il decreto direttoriale registrato presso la Corte dei Conti di approvazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 adottato con delibera della Giunta regionale 483 del 2020. In riferimento all'azienda ospedaliera di Terni, il suddetto piano prevede lavori di ristrutturazioni edili e adeguamento impiantistico finalizzati all'ampliamento del reparto di malattie infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncomatologia, al fine di ricavare 4 degenze singole di terapia intensiva e il numero 1 open space di terapia intensiva con 4 posti letto, totale 8 posti letto, oltre ai locali a servizio del reparto, superficie totale dell'intervento, metri quadri 760. Per quanto riguarda la tempistica, i tempi di attuazione dell'intervento riguardanti i reparti di malattie infettive e oncomatologia, si fa riferimento alla procedura individuata dal commissario straordinario per emergenza sanitaria, che in sintesi prevedono predisposizione di accordi quadro stipulati dal commissario entro il 1 novembre per appalti di lavori e servizi tecnici, decentramento delle fasi contrattuali e relative realizzative finali, rimesse alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, quali soggetti attuatori e stazioni appaltanti di secondo livello per l'emissione degli ordini di acquisto delle prestazioni oggetto degli accordi quadro. Per quanto riguarda la riprogettazione, presso l'ospedale di Terni, in data 2 settembre 2020, sono iniziati i lavori dell'ex area medica posta al piano terra alla sud-ovest per consentire il trasferimento al reparto di oncomatologia, ultimati il 1 ottobre del 2020. Intervento ha consentito di realizzare un CUP oncoematologico, la sala prelievi ed ambulatorio, 4 ambulatori, studi medici, infermeria, archivio, stanza degenza con 2 posti letto, numero 4 stanze dedicate alla terapia su poltrona. L'azienda ospedaliera di Terni riferisce che intende rivedere il progetto della sala di attesa del reparto oncoematologia. Nel frattempo ha provveduto lavori iniziati il 18 settembre e terminati il 1 ottobre alla realizzazione di un nuovo spazio da dedicare alla sala di attesa del reparto di oncologia mediante il trasferimento dell'ufficio del Tribunale dei diritti del malato, del centralino della stanza degli urologi, posti lungo il corridoio del piano terra del corpo centrale verso il reparto di oncologia. La demolizione di tutte le tramezzature al fine di ricavare un unico ambiente di circa 60 metri quadri, dotato di tutti gli impianti necessari e di un monitor elimina code in appendice a quello già esistente nell'attuale sala d'attesa del reparto di oncologia. Peraltro informiamo anche che abbiamo provveduto ad attivare una risonanza magnetica che era ferma e inutilizzata da circa 5 anni e una seconda ferma da 2 anni. In pochissimo tempo li abbiamo messi nella disponibilità, prima che diventino obsolete, della popolazione umbra. Peraltro sottolineo un altro aspetto, si citava prima il piano pandemico. Ebbene, il Governo ha provveduto ad aggiornare il suo piano pandemico nella scorsa seduta della conferenza Stato-Regioni. Quindi anche noi, accaduta naturalmente, e prendendo le linee direttive da parte dettate dal Governo, provvederemo ad aggiornare anche il nostro. Considerazione sul piano sociosanitario. Dal 2011 l'ultimo piano sociosanitario. Io credo che in 9 anni c'era tutto il tempo per aggiornarlo senza approvarne uno in via preventiva e scaricare poi le colpe su questa amministrazione. Grazie. Beh, veramente. Grazie Assessore Coletto. Consigliere Paparelli, aspetta. Sì, no, l'insoddisfazione che gli dia la parola, prego. No, che l'insoddisfazione a quelle volte sfiora nel ridicolo, diciamo, delle affermazioni che da una personalità che ha svolto incarichi di governo nazionale, cioè non ci si attende.
non ci si attende, perché ci racconta sempre quello che fanno gli altri, quello che fa il direttore, ma noi non sappiamo qual è l'opinione della Giunta rispetto a un progetto che prevedeva un ampliamento di 250 metri quadrati del reparto di oncologia rispetto a un ridimensionamento di una stanzetta di 60 metri quadrati realizzata adesso, e che fine fanno in termini anche di responsabilità contabile i 100.000 euro spesi per il progetto, che fine fa la gara d'appalto già avviata, e tutto questo sulle spalle di persone che hanno una certa fragilità. Quindi, per cortesia, piano preadottato sanitario sociale è un piano che ha visto 12 tavoli tecnici e 2 anni di partecipazione. Quindi, per quello che mi riguarda, è passato un anno, voi state ancora alle polemicucce di quello che doveva essere fatto non è stato fatto. Visto che avete vinto le elezioni, dimostrate di essere più capaci. Al momento non lo state dimostrando, caro assessore. Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 15, intendimenti della Giunta regionale in merito all'attivazione del parco terapeutico del Monte Subasio a sostegno dei pazienti affetti da sensibilità chimica multipla per fornire loro assistenze e risposte innovative da parte della sanità regionale. Interroganti i consiglieri Pastorelli e Fioroni. Illustra il consigliere Pastorelli, risponde l'assessore Coletto, do la parola al consigliere Pastorelli. Grazie signor Presidente, e la ringrazio anche per aver sottoscritto la presente interrogazione. Il progetto dei parchi terapeutici assume una grande valenza per la Regione Umbria, che può offrire alle persone affette da disabilità psichiche e fisiche innovative forme di sostegno attraverso la fruizione del contatto e della bellezza della natura, tramite lo sviluppo di percorsi di assistenza di attività ecoterapia, in quanto è ormai scientificamente provato il loro valore benefico. Non a caso il Parco del Subasio, come progetto pilota, è stato individuato quale luogo ideale per la realizzazione di uno di questi parchi per il trattamento di alcune patologie, tra cui la sensibilità chimica multipla, che è un disturbo cronico reattivo all'esposizione a sostanze chimiche attraverso determinate forme di cura, con il coinvolgimento di ASL, cooperative sociali e associazionismo. Scelta giustificata dalle caratteristiche logistiche, anche per la presenza di luoghi di culto religioso e di forte attrazione ambientale, nonché quella di immobili adeguati alla struttura da realizzare. Il progetto potrebbe indurre ad una valorizzazione turistica del parco grazie alla realizzazione di specifici percorsi benessere per gli accompagnatori dei pazienti e di quanti sono in cerca del proprio benessere a diretto contatto con la natura, incentivando così anche la promozione di forme di turismo sostenibile. Inoltre, l'implementazione del progetto potrebbe accrescere le opportunità occupazionali per le persone disagiate, creare nuove figure socioassistenziali specializzate in attività terapeutiche non convenzionali, e potrebbe contribuire a realizzare un innovativo modello di riferimento terapeutico e riabilitativo a livello nazionale ed internazionale. Verrebbe inoltre offerto un servizio di sollievo per le famiglie gravate dai compiti di cura dei propri cari. La precedente giunta regionale ha approvato il progetto del parco terapeutico e ne ha adottato il preliminare. AFOR ha approvato il verbale della conferenza dei servizi che costituisce determinazione motivata di conclusione del procedimento di approvazione. Altresì il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione che mira al riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara e conseguentemente alla previsione di strumenti e specifici percorsi per la diagnosi e la cura di tale patologia nell'ambito del sistema sanitario regionale. L'atto formula l'indirizzo quindi di prevedere la realizzazione di un centro di riferimento per questa sindrome riconosciuta dalla comunità scientifica, ma che non rientra nell'elenco delle malattie rare, in quanto l'istanza di richiesta di inserimento nel relativo elenco non è di competenza della Regione, ma deve essere effettuata dal Ministero della Salute. Sempre la precedente giunta regionale deliberava di aggiornare il progetto prevedendo l'adeguamento di 2 strutture di proprietà del patrimonio regionale ubicate sul Monte Subasio, secondo i mutati utilizzi, conformemente al documento istruttorio, e di autorizzare il servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici
ad apportare le necessarie varianti ai progetti in corso di esecuzione, finalizzandole al coinvolgimento delle due aziende sanitarie locali nella gestione futura delle suddette strutture, con l'indicazione di demandare loro il coordinamento delle proposte progettuali del perfezionamento dell'atto concessorio d'utilizzo, e prendeva atto di approvare gli allegati relativi ai verbali di sopralluogo effettuato presso le due strutture di Tor Giovannetto e Colpernieri, con i quali si erano definiti gli ultimi interventi da realizzare. Ma questo importante progetto ancora non ha visto la luce, sebbene al fine di completare i lavori la precedente giunta avesse determinato di provvedere di approvare le conseguenti varianti progettuali predisposte dall'Agenzia Forestale, nonché indicare di concerto con i competenti uffici tecnici delle due aziende sanitarie l'utilizzo delle economie finanziarie scaturenti dalle decisioni concordate e che occorresse prevedere con l'ufficio competente dell'agricoltura una deliberazione per la giunta regionale sin dalle successive sedute. Il tempo scorre ed è molto ne è trascorso da quando è iniziato l'iter di questo progetto. Noi riteniamo che sia venuta l'ora di dare risposte in merito alle legittime richieste dei pazienti affetti da queste patologie e che l'impegno della Regione resti, e ne sono sicuro, pertanto quello di mettere in campo un'attività assistenziale di supporto quale risposta concreta al disagio psicofisico di tali soggetti. Pertanto interroghiamo qui la Giunta regionale per conoscere i propri intendimenti in merito all'attivazione del parco terapeutico del Subasio, che vede coinvolto l'utilizzo congiunto di fondi provenienti da sanità ed agricoltura. Grazie Presidente. Grazie consigliere Pastorelli, do la parola all'assessore Coletto per la risposta. Grazie Presidente. La deliberazione della Giunta regionale 333 del 25 marzo 2019, progetto parco terapeutico e ulteriore determinazione aggiorna il progetto del parco terapeutico Monte Subasio, che si sostanzia nell'attivazione di due strutture di proprietà del patrimonio regionale e dispone il rilascio di autorizzazione al servizio foreste, montagne e sistemi naturalistici di apportare le necessarie varianti di progetto in corso. Le due strutture individuate afferenti al parco del Monte Subasio sono rispettivamente un centro regionale di riferimento per la cura e la diagnosi della sensibilità chimica in località Tor Giovannetto Assisi e una struttura di carattere riabilitativo residenziale e semiresidenziale per i pazienti cardiopatici e pneumopatici con necessità di trattamenti riabilitativi a Spenno. Nella stessa deliberazione, il punto 3 è previsto il coinvolgimento delle due aziende sanitarie locali nella gestione futura delle strutture, ciascuna per la propria competenza territoriale, e si invita le aziende ad elaborare una progettualità rispettosa degli indirizzi indicati. Per rispondere all'atto di interrogazione che chiede la Giunta regionale di conoscere i tempi di attivazione del parco, si porta a conoscenza che al fine di poter dare avvio al progetto è intendimento di questa Giunta coinvolgere a breve i commissari delle aziende territoriali al fine di arrivare ad una progettualità rispettosa dei bisogni delle persone. Grazie. Grazie assessore Coletto, do la parola al consigliere Pastorelli per la replica. Sì, brevemente per dichiararmi soddisfatto della risposta dell'assessore Coletto, che ringrazio, nonostante diciamo tutto il lavoro che non le manca, assessore, riguardo a tutto l'arretrato che le precedenti amministrazioni hanno lasciato, la ringrazio per la risposta che diciamo porta. Sto parlando per cortesia, Presidente, che comunque porta speranza all'attivazione di questo importante progetto. Grazie. Grazie consigliere Pastorelli. Ricordo ai consiglieri di parlare solo con la parola del Presidente. Grazie. Proseguiamo con l'oggetto numero 16. Interrogazione sull'ospedale di Norcia e i servizi sanitari nelle zone limitrofe, intendimenti della Giunta regionale. Interroga il consigliere Bianconi, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Bianconi. Grazie, vicepresidente. Questa interrogazione nasce dalla
difficoltà che ho registrato nelle popolazioni che vivono nei comuni più colpiti del cratere, nello specifico nell'area di Norcia, delle sue frazioni e dei comuni di prossimità. Nasce appunto da una serie di continui smantellamenti di servizi primari. Ricordo che il servizio di emergenza-urgenza in quest'area dalle 20 di sera alle 8 di mattina è sprovvisto di medico al bordo. Considerando le distanze che questo territorio ha per arrivare ad un ospedale, chiamiamo di livello superiore, come può essere quello di Spoleto o di Foligno, e la necessità all'interno di questa fascia oraria di partire, poi tornare all'ospedale di Norcia per essere poi rindirizzati, fa sì che i tempi di intervento siano veramente molto lunghi per certe necessità emergenziali. A questa difficoltà, sempre legata all'emergenza, si aggiunge quella dell'assenza di personale per poter utilizzare una seconda ambulanza, che è un'ambulanza di tipo B, per gli interventi programmati. Quindi che succede? Che quando c'è una necessità di questo tipo viene utilizzata l'unica ambulanza, quindi quella del 118, che sguarnisce quindi mediamente il territorio per oltre 3 ore. In questo caso dovrebbe intervenire l'ambulanza di cascia, ma se l'ambulanza di cascia è partita per un altro servizio, l'ambulanza deve arrivare da Spoleto. Immaginate un'ambulanza che deve arrivare da Spoleto a Castelluccio, a Forzivo, a Legogne, a Preci. Ci vogliono circa 2 ore per poi tornare in un ospedale di qualità. E questo riguarda l'emergenza-urgenza. Se andiamo poi a vedere il nostro presidio ospedaliero di Norcia, dopo il terremoto del 2016 è stato danneggiato la struttura principale, ma purtroppo lo spoglio dei servizi dati alla comunità locale, non parlo solo di quella di Norcia, ma di tutta quell'area della Valnerina, si sono ridotti ai minimi termini e vado ad elencarli. È venuta meno la presenza di alcuni specialisti, l'endocrinologo, l'urologo, l'oncologo e l'odontoiatra. Non ci sono più, e prima c'erano. Non ci sono più i posti letto per la degenza, e questo ci può stare, essendo stato danneggiato l'ospedale, ma non si sono trovate soluzioni ancora al momento per ripristinarli. A Norcia c'è una soluzione a cascia e va bene per gestire questo momento. L'altro problema però, secondo noi e secondo la comunità dalla quale provengo, veramente poco digeribile, è il depotenziamento di altri servizi che invece si sarebbero potuti fornire. Parlo della psicologia, della psichiatria, della geriatria, dell'ortopedia, della radiologia, che sono stati ulteriormente depotenziati. Tutto ciò che cosa fa? Costringe le famiglie che già vivono in questi territori con mille difficoltà a doversi spostare continuamente. Con il riacutirsi del coronavirus, potete immaginare che una popolazione molto anziana come questa aumenta in questa situazione la tensione sociale, aumentano le problematiche, e questo innesca un meccanismo che è già in itinere da tempo, che è quello dell'aumento dello spopolamento, perché le persone fragili, le famiglie con i bambini piccoli, gli anziani, in un contesto difficile a causa del terremoto, oggi devono fare i conti anche con una sanità che continua, non solo oggi, è un percorso che è iniziato da tempo, ad indebolirsi. Quindi su questo credo necessario giungano delle risposte per far capire in quale direzione si vuole andare. Concludo con una piccola osservazione anche di natura economica, perché come dal punto di vista turistico queste zone sono ad altissima vocazione. Parliamo di un turismo spesso legato all'outdoor, parliamo di un turismo sportivo, campi scuola o turismo per gli anziani. Ecco, come voi ben saprete, spesso la scelta della destinazione dove andare a trascorrere questo tipo di turismo ed altri è collegata anche al quadro delle dotazioni, consigliere Tempo, e del presidio sanitario locale. Quindi interrogo
La Giunta, per capire se e quando la pianta organica dell'ospedale di Norcia dell'anno 2015, che avevamo in quel periodo, verrà ripristinata, se e come si prevede di modificare l'attuale pianta organica, chiarendo anche sì quello che sarà il cronoprogramma e i tempi per la riapertura dell'ospedale di Norcia e cosa si intende fare per il servizio di emergenza e urgenza. Grazie. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. Per quanto riguarda l'intendimento del ripristino della pianta organica rispetto al 2016, va sottolineato che ad oggi non c'è nessuna volontà di riduzione, ma c'è la volontà al più presto di ripristinare quello che c'era presso il presidio di Norcia. Relativamente allo stato attuale di lavori dell'edificio nosocomiale danneggiato dal sisma, il cronoprogramma e i progetti futuri per la ricostruzione, per quanto a conoscenza di questo assessorato, si informa che l'ospedale di Norcia, interessato dal sisma del 2016, è oggetto di una proposta progettuale di miglioramento e adeguamento sismico redatto a cura del Servizio regionale delle opere pubbliche. Al fine di dare avvio alla gara per l'affidamento della progettazione, infatti, il Servizio regionale opere pubbliche ha predisposto il master plan contenente il quadro esigenziale e la bozza di protocollo d'intesa tra Regione Umbria, azienda ULS Umbria 2 e Comune di Norcia. In sintesi, l'intervento in questione prevede la riduzione del rischio sismico perseguita col miglioramento sismico relativamente all'ex convento della Santissima Annunziata, inagibile, edificio del XVI secolo, in cui è stato riconosciuto l'interesse di bene culturale al fine di allocarvi le funzioni di ambulatori e uffici. La demolizione e ricostruzione del contiguo edificio agibile al fine di realizzare un nuovo corpo di fabbrica articolato in due piani fuori terra e uno seminterrato sismicamente adeguato, ovvero posto su isolatori sismici tali da poter garantire la funzionalità in caso di evento sismico, ove dislocare il pronto soccorso e le degenze. Il costo complessivamente stimato è pari a 7 milioni e 600 mila euro. Le risorse economiche ad oggi disponibili ammontano a 4 milioni e mezzo, quali fondi messi a disposizione con ordinanza del commissario straordinario per la costruzione per la ricostruzione numero 56 del 15 maggio 2018, già iscritti nei capitoli di spesa del centro di costo del servizio opere pubbliche, con DGR 325 del marzo 2019 ed aprile 2019, per il risanamento della parte oggi inagibile, edificio ex convento, come si evince la DGR 8 e 56, con cui tra l'altro si affida il servizio opere pubbliche per la programmazione, progettazione ed attuazione del monitoraggio e sicurezza dell'intervento finanziato. Con nota protocollo 109.022 del giugno 2020, la Direzione Salute e Welfare ha convenuto con la Direzione Regionale del Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile sull'opportunità di dare inizio al complessivo adeguamento e miglioramento dell'ospedale di Norcia a partire dalla ristrutturazione dell'immobile lesionato mediante l'utilizzo delle risorse disponibili anche in considerazione del fatto che attiene al servizio opere pubbliche la programmazione e l'attuazione dell'intervento in argomento. Un ulteriore riscontro di interrogazione è in oggetto dello specifico in merito a quanto inerente al futuro del servizio di emergenza e urgenza svolto dall'ospedale di interesse al servizio delle aree limitrofe, si comunica altresì quanto relazionato dalla dirigente del servizio programmazione, che ad oggi, anche in relazione all'organizzazione complessiva del servizio pronto soccorso del 118 della Vannerina, è attivo un servizio di 118 con una postazione ambulanza medicalizzata H24 a Cascia ed una postazione ambulanza H24 medicalizzata H12 dalle 8 alle 20 a Norcia. Inoltre, in questo territorio è disponibile anche un'ambulanza 4x4 presente presso la sede di Norcia che viene utilizzata per i cosiddetti trasporti secondari, taxi sanitario. Tali servizi si attuano in convenzione con l'Associazione di Volontariato Stella d'Italia
che ha messo a disposizione ambulanze e autisti. Dal punto di vista organizzativo, se in un periodo notturno a Norcia si verifica un codice rosso, si attiva l'equipaggio infermieristico e, se necessario, viene inviato il supporto medico da Cascia. Nelle ore diurne, compatibilmente con il meteo, può essere attivato per i codici maggiori l'elisoccorso. Per quanto riguarda i volumi di attività delle ambulanze suddette, si rileva che nel periodo gennaio-agosto 2020 sono state effettuate complessivamente 566 missioni, di cui Cascia 51 codici verdi, 162 codici gialli, 64 codici rossi. Norcia 83 codici verdi, 166 codici gialli, 40 codici rossi. In merito ai tempi di intervento, partenza e arrivo al target, si rileva che per circa il 75% dei codici rossi il tempo necessario è stato inferiore ai 20 minuti, come previsto in area extraurbana. La percentuale del 75% è quella ritenuta congrua dalla società italiana 118. Tale proporzione è al 70% circa per i codici gialli. Circa l'ammodernamento del parco ambulanze dell'URSS Umbria 2, con il finanziamento europeo e regionale legato alle aree interne della Val Nerina, ha predisposto la previsione di acquisto di 3 ambulanze 4x4 da mettere a disposizione sia per il 118 che per i trasporti secondari, completamente equipaggiate allo scopo. Il capitolato è stato già predisposto e non appena si avrà il trasferimento delle risorse finanziarie si procederà all'acquisto delle stesse. Grazie. Consigliere Bianconi. Grazie. Grazie Assessore, voglio fare soltanto tre rapide considerazioni. Noi siamo in attesa in queste zone di risposte, lo siamo da moltissimi anni, di risposte concrete, quindi prendo atto della volontà di questo governo regionale di ripristinare la pianta organica del 2015, a quella facevo riferimento, Assessore, non so se lei mi ha detto 2016 o 2015, io a quella del 2015, che era l'anno ante terremoto, perché 2016 diventa un anno un po' equivoco, cioè un dopo terremoto, dopo, da novembre in poi è una storia, prima di novembre era un'altra. Quindi se ho capito bene, l'intendimento è quello della pianta organica del 2015, ne sono lieto. Mi piacerebbe che partisse un percorso rispetto al quale questa pianta organica venga piano piano ripristinata, perché qui sono anni in cui è soltanto spogliata la pianta organica del 2015 e quindi non tanto al sottoscritto ma alla popolazione che vive in quelle terre dare dei messaggi di speranza e di ricostituzione di una gamma basica di servizi è quanto mai opportuno e necessario. Un appunto sull'ambulanza, l'ambulanza 4x4 a Norcia, come dicevo, c'è, il problema è che manca l'equipaggio. Quindi per il futuro mi auguro che una parte di risorse che questa regione avrà la possibilità di utilizzare per il Recovery Fund le investa in maniera intelligente per fare in modo che in queste terre più lontane dai grandi ospedali umbri si possa avere un servizio di assistenza sanitaria adeguato. Grazie. Grazie consigliere Bianconi. Ultima question time. Interroga il consigliere De Luca, risponde il consigliere l'assessore Coletto. Prego consigliere. Grazie presidente. Ma con questa interrogazione noi chiediamo alla Giunta di esprimersi in merito a una buona politica, una misura che ormai richiede, diciamo, una presa di posizione definitiva e chiara da parte della politica umbra. Quindi noi chiediamo se questa amministrazione regionale intende introdurre la figura dello psicologo di base in collaborazione con il medico di medicina generale e i pediatri di libera scelta all'interno del servizio sanitario offerto da parte della Regione Umbria. Premesso che la figura professionale dello psicologo di cure primarie è presente da tempo in alcuni paesi europei, tra i quali i Paesi Bassi e l'Inghilterra, la Gran Bretagna è la nazione che ha più investito in questa figura insieme all'Olanda, prevedendo un modello maggiormente strutturato e organico con una formazione specifica.
che l'esigenza di introdurre la figura professionale nasce da molteplici considerazioni, tra cui la constatazione che molti dei disturbi che i pazienti portano dai medici di medicina generale non sono primariamente sintomi di malattie biologiche, seppur percepiti unicamente come fisici. Uno studio italiano ha dimostrato come il 24% dei pazienti che si rivolge alla medicina generale presenti un disturbo psicopatologico. Tra questi il 10,4% soffre di depressione, il 7,9% di disturbi d'ansia, e che solo una quota minoritaria, il 2%, si rivolge direttamente ai servizi di salute mentale. E che è stato per consigliere Mancini, la mascherina, per favore, scusi. È stato per di più rilevato come percentuali molto alte dei pazienti che richiedono un appuntamento presentino problemi psicosociali legati a tale richiesta, che una moltitudine di fattori psicosociali derivanti da stress lavorativo e familiare, depressione, ansia, disturbi psicopatologici di varia natura sono tutti fattori che contribuiscono al rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, al peggioramento delle prognosi di pazienti coronarica acuta. In questo caso promuove interventi psicologici, stili di vita, aumenta chiaramente le possibilità di non sviluppare questo tipo di patologie, che quindi è, in sintesi, è chiaro come la psiche agisca direttamente sullo stato di salute delle persone e della loro qualità della vita, che la Regione Campania ha istituito ufficialmente lo psicologo di base lo scorso 27 luglio con l'approvazione all'unanimità del Consiglio regionale di una legge ad hoc, che ci sono numerosi studi che accertano come ci sia una drastica riduzione della spesa sanitaria, quantificata tra il 33 e il 47% a fronte dell'istituzione di di questo tipo di figura, che in Umbria sarebbe quindi quantificabile come in 1,756 miliardi, anche ipotizzando un impatto drasticamente minore, comunque avremmo un beneficio estremamente consistente, che secondo il rapporto OSMET 2018 ogni italiano spende 482 euro l'anno in medicine, di cui 343 a carico del Servizio Sanitario Nazionale e 139 di tasca propria. In questa speciale classifica, per quanto concerne il consumo di farmaci in regime di assistenza convenzionata, la regione che evidenzia i livelli più elevati è l'Umbria, con valori estremamente importanti e con un valore di spesa per l'acquisto di medicinali da parte delle strutture sanitarie pubbliche pari a 223,89 euro pro capite, e che l'Umbria risulta essere la seconda regione italiana per uso di antidepressivi. Secondo una recente rilevazione, la spesa sostenuta per l'acquisto di medicinali da parte delle strutture sanitarie pubbliche vede l'Umbria al primo posto tra le regioni italiane con una quota del 49,3% sul totale. Si interroga quindi la Giunta per sapere se, alla luce delle considerazioni esposte in premessa e delle molteplici positive esperienze sviluppate non solo in Italia ma anche nel mondo, e anche in particolar modo per quella che è stata la sperimentazione avviata nel nostro territorio regionale umbro, si voglia aprire un confronto coinvolgendo l'ordine degli psicologi, l'ordine dei medici, le ASL, l'Università di Perugia e altri soggetti ritenuti utili al fine di reintrodurre definitivamente la figura dello psicologo di base in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, anche rispetto a quella che è l'iniziativa legislativa di cui mi sono fatto promotore, ma che sono pronto a mettere da parte all'interno di un'iniziativa collegiale dell'Assemblea. Tempo, consigliere. Su questo fronte. Grazie, consigliere. Assessore Coletto. Grazie, Presidente. Relativamente all'interrogazione, la Direzione regionale, oltre che a riconoscere da tempo nella programmazione appunto regionale il ruolo della psicologia di base, ricorda che con DGR 364 del 2015 ha approvato gli indirizzi delle aziende sulle attività di psicologia nel servizio sanitario regionale. In particolare
è stato previsto l'attivazione in ciascuna azienda territoriale di aree funzionali di psicologia, quali forme strutturali di coordinamento per attività psicologiche di base con funzioni di raccordo e condivisioni per attività di aggiornamento, formazione, valutazione, ricerca, definizione dei modelli operativi e protocolli di intervento, definizione di progetti innovativi e implementazione delle attività secondo criteri di sinergia e rapporti costo-beneficio in una logica sistemica di rete, in raccordo con l'unità operativa e la direzione aziendale. Le attività presso la Direzione Salute e Welfare, un tavolo di coordinamento e monitoraggio per attività di psicologia ospedaliera e territoriale a supporto della programmazione sociosanitaria regionale. Come riportato nell'interrogazione di cui trattasi, le sperimentazioni del progetto PsicCoop nasce proprio dalla convinzione che la psicologia nelle cure primarie, nata in raccordo tra Regione Umbria, aziende territoriali e ordini dei psicologi, ha dato incoraggianti risultati. Importante sottolineare che l'assistenza psicologica è un livello essenziale di assistenza, infatti l'articolo 24 e seguenti del DPCM 2017, che ha revisionato appunto i livelli essenziali di assistenza, stabiliscono che gli interventi psicologici e psicoterapeutici sono essenziali in tre macro aree: assistenza sanitaria collettiva e assistenza sanitaria pubblica, oltre che assistenza distrettuale e ospedaliera. È inoltre utile ricordare un'ulteriore sperimentazione sull'assistenza psicologica nelle cure primarie in età evolutiva, in particolare sul diabete tipo 1, approvata e finanziata dalla Regione Umbria con DGR 797 del 2019, le cui attività sono ancora in itinere. La sperimentazione ha come obiettivo quello di attivare un modello di assistenza multidisciplinare, proattiva, integrata con professionisti coinvolti nella gestione e presa in carico del minore con diabete di tipo 1 e del sistema delle relazioni in cui il minore è inserito, genitori, fratelli, caregiver, sistema scolastico, attività sportive. Infine, si ricorda che l'Ordine dei Psicologi è stato riunito dalla Direzione Welfare e Programmazione anche con le difficoltà intervenute a seguito della pandemia in data giovedì 11 giugno 2020. Vorrei rassicurare il consigliere De Luca circa il coinvolgimento di tutti quanti gli stakeholder, quindi medici di medicina generale, quindi specialisti ospedalieri, affinché nel prossimo piano socio-sanitario si possa avere appunto un coinvolgimento a tutti quanti i livelli degli psicologi e della psicologia in generale, in maniera più appropriata possibile, tenendo sempre conto di quelle che sono attività più importanti, quindi dei minori e dei soggetti che hanno maggiore necessità. Grazie. Consigliere De Luca per la replica, se la vuole fare. Prego. Grazie Presidente, ma non mi ritengo soddisfatto dell'interrogazione semplicemente perché Assessore, lei ha elencato tutta una serie di interventi, di esperienze importanti che sono state fatte nella nostra regione, di interventi a spot, ma la questione che le ho posto tramite l'interrogazione è una questione sistemica, generale, attraverso cui noi possiamo realmente invertire il paradigma del nostro sistema sanitario. Cioè, le risorse che noi andremo a risparmiare istituendo la figura dello psicologo di base ripagano non in maniera sufficiente il costo dell'istituzione di questa figura, ma vanno realmente a modificare il costo della spesa sanitaria, andando oltretutto a lavorare su un sistema di prevenzione e di mantenimento della salute e della qualità e di miglioramento della qualità della vita delle persone. Cioè, noi andiamo realmente ad invertire il tutto. Quindi io credo che in una regione come la nostra, che è stata nel corso degli anni capofila e veramente esperienza virtuosa a livello nazionale per quanto riguarda l'inclusione e il welfare, io sotto questo punto di vista credo che sia fondamentale andare a ragionare su quelle che sono le ricadute positive che avrebbe sul territorio l'istituzione dello psicologo di base. Quindi le chiedo, non fermiamo qui esclusivamente a una risposta che liquida in questa maniera questa discussione
ma portiamola in commissione. Io ho fatto questa iniziativa legislativa proprio per questo motivo. Ragioniamo insieme per fare un'iniziativa, ripeto, di tutta l'Assemblea, che vada a istituire definitivamente lo psicologo di base nelle cure primarie. Grazie. Dichiaro chiuso il question time. Oltre a ricordare a tutti per cortesia di tenere la mascherina sopra il naso anche quando parlate e non solo, oggetto numero 1, approvazione verbale della precedente seduta. Non tu. Da notizia dell'avvenuto deposito presso la segreteria dell'Assemblea legislativa, norma articolo 57,2 del regolamento interno del processo verbale del 22 settembre. Non essendoci osservazioni, detto verbale si approva ai sensi dell'articolo 48. Comunicazioni del Presidente. Comunico l'assenza giustificata dell'assessore Melasecchi per motivi di salute e del consigliere assessore Agabiti per impegni istituzionali. Comunico altresì che la Presidente della Giunta ha emanato i seguenti decreti: 29 settembre 2020 numero 88, il 30 settembre 2020 numero 85, il 30 settembre 2020 numero 86, il 30 settembre 2020 numero 87. Inoltre la Giunta regionale ha depositato presso la segreteria dell'Assemblea legislativa, a norma dell'articolo 86 del regolamento interno, risposta scritta ai seguenti atti: atto numero 5, interrogazione del consigliere De Luca; atto numero 205, interrogazione del consigliere Boli, Menoni, Bettarelli; atto 388, interrogazione consigliere De Luca; atto 357, interrogazione del consigliere De Luca; atto 391, interrogazione del consigliere sempre De Luca; atto 413, interrogazione del consigliere De Luca; atto 414, interrogazione del consigliere De Luca. Ho fatto tombola De Luca. Oggetto numero 3. Sull'ordine dei lavori, portavoce Paparelli, ha 5 minuti, prego. Grazie Presidente, ma io la volta precedente, ai sensi dell'articolo 49,3... Scusi, un attimo di attenzione per favore, consiglieri. Ai sensi dell'articolo 49,3 dello Statuto abbiamo chiesto, e l'abbiamo fatto anche pubblicamente, alla Presidente Tesei di riferire in quest'Aula, per riferire agli Umbri circa la vicenda relativa alle dimissioni dell'amministratore unico di Sviluppo Umbria, in considerazione che il direttore generale di Sviluppo Umbria, in considerazione del fatto che la stessa il 23 luglio, partecipando all'Assemblea, chiese ufficialmente al direttore generale di proseguire nel suo ruolo per altri 2 anni, e stante il fatto che dopo poche settimane Costini si è dimesso, imboccando la strada del recesso per giusta causa, e stante il fatto che a tutt'oggi non è stato ancora nominato un nuovo direttore con le competenze necessarie per poter svolgere un'attività importante e seria, che qual è quella di supporto per al favore, sistema, scusate, delle imprese. Silenzio anche fuori dall'aula, altrimenti non è possibile lavorare. Chi sta fuori dall'emiciclo, invito gli uscieri per favore le dobbiamo tenere aperte perché l'ASL ha detto di tenerle aperte. Per cortesia, gli uscieri, chi sta intorno all'emiciclo, il silenzio. Scusi, consigliere Paparelli. Prego. Abbiamo chiesto, Presidente, accanto a questo, chiediamo che siano rese note, se necessario lo faremo con gli atti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, ovviamente, ma vorremmo non ricorrere a questi elementi. Abbiamo chiesto e chiediamo che siano rese pubbliche le lettere di dimissioni del direttore generale rivolte alla Presidente e all'amministratore unico di Sviluppo Umbria. Così come riteniamo opportuno che lei debba riferire rispetto alle dichiarazioni che fece il 7 di ottobre 2019, dove, rispondendo alle presunte accuse, venivano così definite, rispetto al buco del Comune di Montefalco, argomento pregnante della campagna elettorale, dove lei dichiarava e confermava in maniera anche un po', diciamo, appuntita, che il disavanzo è di 375.000 euro, adesso basta. Ecco, questa bugia bisogna che rendiamo conto alla comunità umbra, visto che è stato oggetto della campagna elettorale, così come credo che sia opportuno farlo in quest'Aula, sia chiarito
è reso noto il parere e discusso il parere dell'ANAC che vi ha dato rispetto al fatto dei test sierologici, vicenda di cui si è occupata non solo quest'Aula, quando nella parte finale ci dice che nella determina a contrarre non è stato fatto riferimento né si fa menzione alcuna della consultazione di operatori economici effettuati all'esito dei quali la Regione ritenne infungibile la fornitura affidata a BIM S.p.A. Queste tre questioni vanno chiarite alla comunità umbra e vanno chiarite a quest'Aula perché, come diceva Norberto Bobbio, la trasparenza è un elemento fondamentale. Tra le promesse non mantenute dalla democrazia, la più grave e rovinosa è quella della trasparenza del potere. Sì. Quindi no. Se ci metterà in condizione, Presidente, di sapere se questo avverrà alla prossima seduta, ne saremmo grati. Presidente, prego. Non intendo riferire oggi, lo farò nei prossimi consigli, sto acquisendo tutto quello che serve per una risposta adeguata. Oggetto numero 3. Allora, relazione del difensore civico. Allora, abbiamo il difensore civico collegato, l'abbiamo fatto in videoconferenza perché secondo la legge deve riferire in aula. Ovviamente per la normativa anti-Covid è collegato, quindi vi chiedo di fare silenzio perché ovviamente non so la qualità dell'audio. Aspettiamo un attimo, ci sente l'avvocato Pecorari? Noi però la sentiamo male. È possibile alzare il volume? Nardi? No, lei... Se ti vuoi mettere in cima lì. No. Nardi? L'assessore Fioroni, ovviamente, gli chiederemo se può mettersi di dietro. Che lo schermo... Prego, avvocato, provi a parlare perché la sentiamo male. E dove il metto? Assessore Fiori, può stare centralmente? No, può stare centralmente. Al centro. Giusto, Iuri? Al centro. Lì centralmente, guardi. Avvocato Pecorari, prego. Scusate, perché non si sente. Nardi, è possibile aumentare il volume o no? Dov'è Nardi? Fatelo scendere. Ho capito. Non più altro così, no? Provi a parlare, eventualmente lasciamo i documenti agli atti. Prego. Prego. Allora, visto che non si sente, io darei, come al festival, di prova a alzare. Oh, mi sa che abbiamo risolto. Adesso mi sentite? Oh, sì, alza. Sì, prego, avvocato. Sinteticamente faccio presente che l'attività del difensore civico è un'attività rivolta a garantire quella che potremmo definire una partecipazione diretta dei cittadini alla vita della regione, in quanto i cittadini possono rivolgersi in modo assolutamente informale
ed assolutamente gratuito all'ufficio del difensore civico, portando adesso il nuovo... In altri termini viene attuata quella che potremmo definire una sorta di moral suasion, cioè un far sì che, se vi sono problematiche, le parti si incontrino con il tramite del difensore civico, ma anche non necessariamente in modo fisico l'incontro, per trovare una soluzione. Nel tempo abbiamo avuto un costante incremento di persone che si sono rivolte al difensore civico e anche una, direi, buona, in certi casi ottima collaborazione da parte della Regione. Le materie sono le più disparate, ovviamente la sanità la fa da padrone, quindi le questioni sanitarie attengono per quasi un terzo, un 40% lo svolgimento delle funzioni del difensore civico. A questo si aggiunga poi la materia, per esempio, degli accessi agli atti, e ad oggi fortunatamente non ho avuto alcuna istanza da parte di consiglieri regionali per l'accesso agli atti, il che vuol dire che è una cosa positiva. Consideriamo poi che la struttura di supporto che è stata creata è costituita da una sola persona, dalla dottoressa Calabresi, che ringrazio per il suo impegno costante, e che l'Umbria è finalmente entrata a far parte anche della rete nazionale di difensori civici. Oggi, appena finito questo collegamento, mi recherò in Ancona, dove ci sarà un'ennesima riunione nazionale per la questione del garante dei diritti del malato. Ovviamente questa ulteriore figura di garanzia, che va ad aggiungersi alle altre già presenti in regione, quali il garante dei detenuti, il garante dell'infanzia o anche se non di competenza della regione, il garante per le problematiche fiscali, dicevo, la presenza del garante dei diritti del malato è auspicabile, a mio parere, che venga introdotta anche nella nostra regione. Come sa il Presidente dell'Assemblea legislativa, è una questione di cui i vari presidenti si stanno occupando a livello nazionale, ci sono stati vari incontri e speriamo presto di poter presentare una proposta di legge regionale alle varie regioni per poter così discutere della questione. Le casistiche le trovate chiaramente illustrate nella relazione, assieme ai grafici che indicano quale potrebbe essere la quale stata la comunità svolta. E oltre a questo posso dire che implementare la figura del difensore civico sicuramente permette di avere una regione più aperta, più trasparente e anche più vicina al cittadino. Quindi grazie a tutti voi per la disponibilità e resto a disposizione di ognuno di voi per qualsiasi chiarimento, consiglio o indicazione che riterrete utile. Grazie. Chiuso il collegamento. No? Allora, ovviamente è un atto che non si vota, ci sono però consiglieri che possono intervenire, non so se vuole intervenire qualcuno. Consigliere Mancini. Grazie Presidente, buongiorno Avvocato, la saluto. Intanto la ringrazio del suo lavoro e insieme all'allora Presidente Donatella Porzi abbiamo creduto in questo progetto e l'abbiamo fatto anche, diciamo, quando qualcuno non ci credeva. Quindi oggi, dopo aver letto con attenzione la sua relazione, mi fregio d'aver fatto delle scelte al di là della questione che in quel momento sembrava dividerci, Presidente, come lei saprà, come poi vorrà anche confermare. Noi crediamo nella sua istituzione, così come previsto
dalla legge. Crediamo anche che l'Assemblea legislativa, con i suoi organi, con la sua capacità di ascolto, quindi con tutte le funzioni che diciamo possiamo delegare, diventi ulteriore diciamo agorà delle istanze delle cittadini. Tutto questo fa bene a chi amministra, perché poi avere canali di ascolto diversi, poi chi vuol fare buona politica ha modo di fare anche sintesi e portare ad azioni costruttive per i cittadini e tutta la comunità umbra intera. Ho apprezzato i richiami che lei ha fatto al discorso sanitario, ai minori, anche alla difficoltà di accesso alla documentazione che molte volte le pubbliche amministrazioni diciamo pare ostacolare per difendere non so quale posizione. Oggi invece da un confronto costante con chi ha bisogni reali possiamo solo imparare e poter migliorare il quadro regionale. Quindi a noi serve il suo lavoro, serve perché c'è un quadro politico nuovo che vuole dimostrare questa vicinanza ai cittadini. Ringrazio, come lei ha fatto in apertura, citando gli assessori, la Presidente Tesei, ovviamente questa Assemblea. Lo faremo con forza, quindi io penso di poter essere anche per lei, Avvocato, un ulteriore interlocutore, come lo sono stato in passato, credendo nella sua missione. Credo appunto nei confronti anche con le altre regioni, quindi invito anche il Presidente a trarre esperienze dal suo lavoro per attuare tutte quelle buone pratiche che, ripeto, servono a dare risposte ai bisogni dei cittadini. Tra l'altro, come lei ha accennato, evitando contenziosi, cioè noi non abbiamo bisogno di conflitto, i nostri tribunali ce n'hanno di ogni da fare, quindi se possiamo risparmiare risorse, e risorse non solo finanziarie ma anche umane, evidentemente col suo lavoro si può raggiungere gli stessi obiettivi, ovviamente con metodi sicuramente meno dolorosi per tutti. Questo è quello che ci serve dal suo lavoro, quindi le faccio ulteriori auguri. Naturalmente lei ha citato questi 9 mesi difficoltosi dovuti alla pandemia, ma ancora oggi appunto la sua funzione proprio in questo contesto assume un carattere per noi di massima importanza. Quindi confidi e confido nel suo lavoro e anche nel lavoro di questo Consiglio regionale. Grazie Presidente. Grazie. Ha chiesto di intervenire la consigliera Porzi, prego. Sì, grazie Presidente. Voglio anch'io salutare e ringraziare l'avvocato Marcello Pecorari. Io vengo da un'esperienza un po' più lunga rispetto a quella del collega Mancini, che però ha ricordato questa nostra, diciamo così, condivisa esperienza e decisione. Ci troviamo a un primo step di valutazione, come la buona politica deve saper fare, cioè valutare i processi che mette in campo per in qualche maniera monitorarne l'efficacia, la congruità, eventualmente intervenire nel caso in cui c'è bisogno di modificare alcune esperienze che potevano essere ipotizzate per contesti che si superano anche con eventi straordinari e non dovuti alla nostra volontà. Quindi questo per dire che quando la buona politica viene messa in atto, superando quelle che sono, diciamo così, le posizioni ideologiche che a volte separano e mettono degli ostacoli alla realizzazione di azioni che vanno incontro ai bisogni della nostra comunità, ecco, quando questa buona politica prende atto, poi i risultati si vedono. Dicevo, avevo avuto già modo di verificare l'opportunità di questa figura all'interno di una pubblica amministrazione, venendo dall'esperienza della provincia, e oggi, sulla base di una condizione sociale ancora di più aggravata dal sistema purtroppo Covid, dalla pandemia, noi ci troviamo di fronte a nuovi bisogni, a nuove esigenze che sicuramente la sua presenza avrà, diciamo così, occasione di aiutare e supportare, perché la politica questo deve fare. Quindi augurandole buon lavoro e sperando di vederci per commentare i risultati positivi di questa esperienza, la voglio salutare e ricordare appunto una buona prassi messa in campo in quest'Aula appunto durante la scorsa legislatura. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi, proseguiamo con l'oggetto numero 4. Assessore Fioroni può tornare alla postazione. Ulteriori modificazioni della legge regionale 23 settembre, chiuso. 2009, no,
Arrivederci. Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie, modificazioni e abrogazioni. Relazione della Commissione consigliare terza redigente, relatore di maggioranza Mancini, relatore di minoranza Bettarelli. Disegno di legge, iniziativa Mancini, Pastorelli, Fioroni, Peppucci, Nicchi, Alessandrini, Rondini e Carissimi. L'atto è stato esaminato dalla Commissione in sede redigente, pertanto, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, è riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Do la parola al relatore di maggioranza, consigliere Mancini. Grazie, Presidente. La mascherina, per favore, scusi, ma... Prego. Io, guardi, ho la nebbia negli occhiali, quindi posso anche sbagliare i numeri perché non vedo nulla. Quindi... Però la deve tenere, cioè, anche come per si dice, parlare. Noi del nord la nebbia l'abbiamo sempre nel per cuore. Per cortesia, anche sopra il naso. Grazie. La conosco a memoria, mi dice il mio capogruppo, Presidente, però vabbè, ne abbiano pazienza se salto qualche numero. Allora, atto numero 54, proposta di legge, come le ha richiamato, ulteriore modificazione della legge regionale 23 settembre 2009, numero 19, norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie, modificazioni e abrogazioni. Cioè, l'atto è stato assegnato appunto alla terza commissione in data 22 gennaio. Consigliere, scusi, sopra il naso la mascherina, ci abbiamo queste prescrizioni dall'ASA, grazie, perdoni. Io non ho un grande naso, mi tende a scendere, quindi... Allora, dicevo, l'atto è stato assegnato in terza commissione in data 22 gennaio ed è stato illustrato dal primo firmatario, dal sottoscritto, nella seduta del 10 febbraio, nel corso della quale è stata chiesta l'analisi tecnico-normativa. Successivamente, in data 23 marzo 2020, è pervenuto un parere favorevole del CAL espresso con deliberazione numero 5 del 3 marzo 2020. È stato esaminato dalla Commissione a seduta ulteriore del 14 maggio 2020, nel corso della quale sono state consegnate le ulteriori analisi tecnico-normative e istruttoria tecnico-finanziaria. Nella stessa seduta si è deciso di rinviare la trattazione per esaminarlo alla presenza dell'assessore Agabiti. In data 23 luglio, non abbiamo ancora, diciamo, non si erano ancora verificate tutte queste audizioni, ancora il 23 luglio 2020, su richiesta di tutti i firmatari, l'atto è stato iscritto nell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 31,3 del regolamento interno. L'Assemblea, nella seduta dell'8 settembre 2020, su richiesta della Giunta, è stato di nuovo rinviato in commissione. La terza commissione ha di nuovo esaminato l'atto nella seduta del 17 settembre scorso, alla presenza del direttore Cipiciani e della funzionaria Piera Sensi. Sono intervenuti su delega dell'assessore Agabiti, impossibilitata a partecipare. La terza commissione, nella stessa seduta appunto del 17 settembre, ha esaminato in sede redigente l'atto e ha espresso parere favorevole a maggioranza con 5 voti favorevoli dei consiglieri Pace, Mancini, Fioroni, Pastorelli, Peppucci. Il consigliere Bettarelli non ha partecipato al voto in quella occasione. La Commissione ha autorizzato lo svolgimento orale della relazione e ha incaricato di relazionare per la maggioranza il sottoscritto e per la minoranza il consigliere Bettarelli. La proposta di legge intende modificare in pratica, Presidente, l'articolo 14 della legge regionale sopra richiamata, appunto la legge 23 settembre 2009, numero 19. Si prevede in particolare che sia la Giunta regionale ad individuare con propria deliberazione le specifiche categorie di soggetti che si trovano in condizioni di vulnerabilità, delle quali le associazioni senza scopo di lucro devono incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale. In modo prioritario, in ogni caso, dovranno essere considerati gli anziani e le persone con disabilità. Con tale proposta si vogliono eliminare elenchi fissi e prestazioni di categorie di soggetti, ad eccezione, come appena indicato, di anziani e di persone con disabilità, al fine di rendere più corrispondente alla realtà sociale regionale, sempre più mutevole e complessa, e appunto individuando le categorie stesse. La particolare attenzione riservata ad anziani e alle persone con disabilità è peraltro già ricordata nella legge detta, appunto quella del 23 settembre, negli articoli 3, 4, 6 e 24. La modifica di questa legge ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Grazie. Reazione di minoranza, consigliere Bettarelli.
Sì, grazie Presidente. Il collega Mancini, come si suol dire, l'ha fatta semplice. In realtà, a mio avviso, qui di semplice c'è ben poco, soprattutto rispetto a quello che è il documento che ci è stato presentato in commissione. E poi ci arrivo, nel momento in cui ci è stata presentata la modifica in commissione, a me in quel momento è venuta in mente una scena di un film. Questo film si chiama La vita è bella ed è uscito nel 1997, fra gli altri ha vinto anche 3 premi Oscar. E la scena è la scena in cui un bambino con suo papà, che nel film è Roberto Benigni, si trovano a passeggiare in una città che credo sia Arezzo nella ricostruzione poi del film, e si trovano di fronte a un cartello. Nel cartello c'è scritto: vietato l'ingresso agli ebrei e ai cani. E leggo il dialogo. E il figlio dice: perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo? Guido: loro, gli ebrei e i cani, non ce li vogliono. Ognuno fa quello che gli pare, Giosuè. Là c'è un negozio, là c'è una ferramenta, no? Loro, per esempio, non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. E cosa là? C'è un farmacista, no? Ieri ero con un mio amico, un cinese che c'ha un canguro. Dico: si può entrare? Dice: no, qui i cinesi e i canguri non ce li vogliamo. Gli sono antipatici. Oh, che ti devo dire? Giosuè dice: ma noi in libreria facciamo entrare tutti. E Guido: no, da domani ce lo scriviamo anche noi. Guarda, chi ti è antipatico a te? Giosuè dice: i ragni. E a te? E Guido: a me i visigoti. E da domani ce lo scriviamo: vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti. Oh, mi hanno rotto le scatole, sti visigoti, basta. Perché mi è venuto in mente questo testo? Perché in commissione ci arriva un documento in cui si legge che la proposta di legge prevede specificatamente una modifica della lettera A del comma 1 dell'articolo 14 nei seguenti termini. Leggo testualmente: svolgono attività associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone in difficoltà, quindi nella prima stesura delle persone in difficoltà viene cancellato, attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti, e viene cancellato, nonché dei migranti, quindi migranti cancellato, delle persone con disabilità, degli anziani, e vengono, guarda caso, cancellate, ed ex detenuti e tossicodipendenti. Qui è il cartello in cui si trova il figlio di Roberto Benigni. I ragni visigoti? Non lo so chi sono, i cavalli, i cinesi. In questo caso si cancellano, si decide deliberatamente, discriminatoriamente e spero io anche anticostituzionalmente di cancellare determinate parole che forse per voi sono parole, che sono migranti, ex detenuti e tossicodipendenti. Mi auguro che questo che state cercando di far passare come un atto che allarga le maglie e poi avete anche cercato di ragionarne in separata sede, visto che durante i lavori la commissione si è dovuta interrompere, avete dovuto interloquire su un punto di caduta, immagino, visto che abbiamo sospeso la commissione per una mezz'oretta abbondante. Credo, ripeto, che avete cercato di, come dire, addolcire il contenuto, allargare, fare finta che fosse un atto che, ampliando, potesse anche comprendere più classi o più possibilità, diciamo, di far accedere determinati soggetti alle politiche sportive. Ma credo che quello che, ripeto, è il fine di questa proposta è, ripeto, un fine volutamente, marcatamente discriminatorio. Questo è quello che si evince dagli atti. A maggior ragione del fatto che questo vostro fine lo perseguite in un ambito in cui l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, il recuperare anche situazioni complicate da un punto di vista proprio del disagio, delle dipendenze, quello che è veramente l'esatto contrario. Lo sport è sviluppo psichico e fisico, è formazione culturale, è sviluppo sociale. Sono gli scopi statutari del CONI e dello sport che sono stabiliti dall'Unione Europea ed è quello di promuovere l'integrazione.
Io l'ho letto anche in commissione, ve lo rileggo. L'articolo 4 dello Statuto del CONI prevede che nell'ambito dell'ordinamento sportivo vengono dettati principi contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l'orientamento sessuale, e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport. Sono tante le realtà associative, sportive, parrocchiali, tutte realtà che cercano di includere e di tenere insieme senza necessità di fare guadagni o fare chissà che tipi di introiti, solo e soprattutto per aggregare, unire, includere, soprattutto fare più giovani. Io non la voglio fare più lunga perché credo che questo atto sia veramente nelle finalità ultime molto molto grave e molto pesante, proprio perché con questa modifica poi anche in commissione avete cercato di mettere una pezza e far passare un messaggio che sostanzialmente resta chiaro. Il problema è che questa proposta di legge sembra una un'operazione in perfetto stile Salvini, un'operazione in cui a vincere sono gli slogan, in cui si parla alla pancia dell'elettorato, un elettorato che va avanti con gli slogan dove siete all'opposizione, ma che fa un po' più fatica andare avanti con gli slogan dove siete in maggioranza. E qui le risposte bisogna a un certo punto darle, Presidente. Lei dice sempre che ci risponderà al prossimo Consiglio, ci risponderà al prossimo Consiglio sul buco di bilancio di Montefalco, ci risponderà al prossimo Consiglio su Sviluppo Umbria, ci risponderà al prossimo Consiglio sulla questione dei test sierologici, ci risponderà al prossimo Consiglio, risponderà anche agli Umbri al prossimo Consiglio, non è questo il problema. La questione, ripeto, è altra, parlare semplicemente per slogan diventa complicato e soprattutto non credo che possa durare una luna di miele più di un anno, perché già sembra che stia finendo. E concludo ripetendo, anzi evidenziando, senza citarle, le parole che spesso il capogruppo della Lega cita, le parole di San Francesco, le parole che in Umbria di Capitini, che vengono spesso citate in quest'Aula, ma che poi negli atti non solo non trovano compimento, ma anzi vengono, a dir poco smentite. Quindi fratellanza, tolleranza, giustizia sociale. Io credo che questi siano atti che vanno nell'ottica esattamente contraria rispetto a quello che dite molto, molto spesso in quest'Aula. E soprattutto, e concludo davvero, se applicati ad un argomento come quello dello sport, in cui le regole, i principi, gli indirizzi locali, nazionali e internazionali sono proprio quelle dell'inclusione, credo che avete veramente toccato l'apice, che dite delle cose e poi fate l'esatto contrario. Ora si procede con le dichiarazioni di voto. L'articolo 28, comma 1, regolamento interno, è riservato all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, quando l'atto è stato presentato in sede redigente. È stato presentato in sede redigente. Quindi l'articolo 28, comma 1, dice che è riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, subito dopo ovviamente le azioni di maggioranza e di minoranza. Dichiarazione di voto? Consigliere Bori, 5 minuti, prego. Grazie Presidente. Sì, Presidente, una semplice richiesta di chiarimento procedurale. Cioè, la legge in sede redigente non si può emendare, ma si può discutere. Cioè, non allora, si può fare dibattito su gli uffici l'atto? Che interpello. Il regolamento è chiaro, articolo 21, comma 1 del regolamento interno, è riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto quando è fatta in sede redigente. Articolo 21, comma 1. Io. Le dichiarazioni di voto ce l'hanno ogni consigliere 5 minuti. Quindi, allora, chi si vuole prenotare? Quindi, articolo 28, comma 1.
Dottoressa Bracone? Elisabetta? Chi si è prenotato per dichiarazione di voto? Bori? Io. Meno? E io, gli uffici mi hanno detto così, articolo 28,1, è stata fatta in sede redigente la legge. Prego, consigliere Bori. Chi si vuole prenotare, alzi la mano. Grazie Presidente, prendiamo atto che c'è molta fretta di approvare questa modifica a una legge, una modifica che noi troviamo profondamente sbagliata. Nel leggere questa modifica torna in mente la banalità del male. Non può essere questo l'obiettivo di chi governa un'istituzione. In questa legge, che è finalizzata alla promozione sportiva, da oggi vengono tolte alcune categorie. Questo è il lavoro che svolge la Lega, un lavoro strumentale basato sulla propaganda. Quali categorie vengono tolte? Le categorie che vengono considerate da emarginare? Le categorie che vengono considerate diverse? Come mai da una legge sulla promozione sportiva e lo sport come obiettivo anche l'inclusione sociale? Vengono tolte le persone ex carcerate, ex tossicodipendenti e i migranti. Come funziona? Qual è l'obiettivo che porta in emergenza sanitaria un partito di governo a voler modificare una legge per eliminare alcuni soggetti dalla promozione sportiva? Come mai voi, che governate le istituzioni, accettate questa impostazione? È un'impostazione pericolosa che individua dei nemici e che li attacca e li rimuove. Allora, mi spiegate qual è il punto di caduta di non voler utilizzare lo sport per il reinserimento sociale di chi è stato in carcere? Mi spiegate qual è il punto di caduta di voler rimuovere dal reinserimento sociale anche tramite lo sport chi ha avuto problemi di tossicodipendenza? Mi spiegate come mai voi volete rimuovere l'inclusione sociale, l'integrazione tramite lo sport dei migranti? Allora, in questo c'è solamente uno scopo propagandistico e anche gli altri partiti di governo devono smettere di essere al servizio della propaganda della Lega e di Salvini. In emergenza sanitaria in Umbria questa è la priorità da trattare oggi? Penso di no. Penso che voi stiate facendo l'ennesimo servizio di propaganda a chi ha dimostrato di non essere all'altezza di governare né l'Umbria né il resto d'Italia. Ora, noi voteremo convintamente contro questa proposta di legge. Avevamo anche presentato un emendamento per reinserire la possibilità di discrezione rispetto alle scelte da fare. Però fa impressione, e lo voglio sottolineare, il fatto che si ritorni a individuare dei nemici nella società, ad attaccarli e a rimuoverli. È una china molto pericolosa che voi state portando qui in Umbria avendo tanta fretta di fare alcune cose e tanta lentezza in molte altre. È già accaduto sulla pelle delle donne con l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, è accaduto con gli assegni alle malattie rare, malattie gravi, sta accadendo ora con lo sport. Allora, non può essere che la vostra cultura sia rimuovere secoli di cultura, di diritti e di inclusione sociale che sono stati portati avanti. Questa fame e questa sete di propaganda che avete è al danno della nostra società e dei cittadini. Non funziona così, non si può sempre e solo avvelenare il clima. È ora di smettere con la propaganda permanente, con la campagna elettorale permanente, affrontare i veri problemi dell'Umbria, che non sono l'inclusione sociale attraverso lo sport di chi è stato in carcere, ha avuto dipendenza o di chi è migrante. Questa è la vostra versione di società, che noi rifiutiamo. Consigliere Paparelli. Prima della dichiarazione di voto, Presidente, io ho una pregiudiziale, nel senso che voi avete dato lettura lei correttamente dell'articolo 28, però ci dovrebbero spiegare gli uffici e chi fornisce questa interpretazione, vorrei che fosse fornita seduta stante, perché il comma 2 dello stesso articolo parla di fino alla conclusione della discussione generale, quindi evidenziando che una discussione generale c'è,
altrimenti non... Il comma 2 mi dicono che è riferito alla Commissione. Come? Che il comma 2 è riferito alla Commissione. Sì, sì. E poi c'è l'articolo 29, che non è riferito, è riferito alla Commissione, non sta scritto da nessuna parte, prima di tutto. Poi c'è l'articolo 29, invito alla lettura, dove si dice: alla discussione, all'istruttoria legislativa in sede redigente si applicano le disposizioni dell'articolo 27, in quanto compatibili. L'articolo 27 è il procedimento in sede referente, quindi mi pare che ci sia un po' di confusione su questi articoli, ad onore del vero, però diciamo, rimetto, avrei rimesso a lei in questo caso e all'ufficio di presidenza la valutazione sul fatto se su un testo di legge non ci sia la discussione, perché mi pare del tutto improprio, del tutto assurdo. Del resto c'è scritto: per le votazioni sui singoli articoli e sugli emendamenti si applicano le disposizioni del capo 6, cioè in quanto compatibili. Quindi ancora al comma 4, nel corso della discussione degli articoli. Quindi vuol dire che gli articoli vengono discussi, anche se è uno solo. Allora, mi dicono gli uffici che... Sì, sì, poi finisco, poi do la parola, che l'interpretazione, cioè l'articolo 28, quel comma che le parla è riferito alle commissioni, che l'articolo 28 fa riferimento che in sede redigente c'è solo la votazione finale, in tutti i consigli regionali della storia in sede redigente sono state fatte solo le votazioni finali, così mi dicono gli uffici. E che l'articolo è dentro il capo delle attività che disciplinano le attività delle commissioni. Che in quella circostanza sia la discussione delle commissioni. È così, è stato detto adesso agli uffici. Consigliera Porzi. Sì, io solo per intervenire intanto su questa questione sollevata dal collega Pavarelli rispetto ai nostri regolamenti e statuti che in più di un'occasione abbiamo, diciamo, valutato nella loro contraddizione, no? Adesso io non ricordo se nella passata legislatura in questo caso specifico ci siamo mossi così come stiamo sostenendo, ma ricordo bene che abbiamo derogato a tanto per permettere un dialogo e un confronto in aula sui tempi, sui modi, su quanto doveva essere, diciamo così, concesso a tutti i gruppi per potersi esprimere. Però, chiusa questa parentesi rispetto a una forma anche di interpretazione dei nostri ruoli, e qui mi appello all'ufficio di presidenza, torno a quello che mi è consentito come consigliere regionale, cioè una dichiarazione di voto, e so di essere forse pleonastica e ripetitiva rispetto a quanto hanno esposto già i miei colleghi di partito, in modo particolare il vicepresidente della Commissione, che ci ha toccati anche con la sua narrazione e con quanto espresso dal mio capogruppo. Sottolineo e sottoscrivo ogni loro parola. Voglio aggiungere qualcosa che nasce dalla mia esperienza personale di insegnante di educazione fisica, di donna dello sport che ha svolto e ricopre anche in questo momento dei ruoli in ambito sportivo. E allora, se noi pensiamo e se siamo mai stati in qualche realtà dove ci occupiamo magari di recupero delle tossicodipendenze, se siamo stati in contesti nei quali l'educazione è particolarmente complicata e compromessa, ecco, se siamo stati soltanto osservatori di questi ambienti, non possiamo non renderci conto di quanto importante sia lo sport per processi e percorsi di riabilitazione, sotto tutti i punti di vista. Solo aver vissuto queste esperienze di persona ci dà la misura di quanto non possano essere così negative queste introduzioni e questa modifica. Stiamo negando un diritto a chi può aver trovato una condizione di penalizzazione che può succedere a qualsiasi famiglia, a qualsiasi realtà, a qualsiasi contesto culturale, sociale. Io vi invito veramente a fare una riflessione, perché questo provvedimento è così, lasciatemi dire, cattivo, che non riesco a pensare che possa essere partorito da persone che sono genitori, che sono educatori, che sono amministratori.
Guardate che cose di questa natura possono succedere in tutte le famiglie. E allora, se avete messo mai piedi in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti, il momento dello sport, del confronto, del misurarsi sul piano fisico, è il momento nel quale si possono ritrovare anche quelle forme di riappropriazione della stima in se stessi, dei propri mezzi, della capacità di misurarsi anche sul piano fisico, che porta un individuo a riacquisire quella voglia di essere integro e di preservare tutte le sue condizioni fisiche per dare il meglio della propria prestazione. Ecco, pensare che noi limitiamo questa opportunità solo per una scelta che, come ha ben sottolineato il mio capogruppo, è una scelta legata a una questione ideologica. Noi qui ce l'abbiamo con gli immigrati e quindi, siccome dobbiamo prendercela con loro, dobbiamo per forza andare avanti in questa battaglia di discriminazione, di aumento delle disuguaglianze, che penso potrebbe pesare sulla coscienza di ciascuno di noi. Vi auguro veramente di non trovarvi nella condizione di dover essere coinvolti anche personalmente in queste realtà, perché solo in queste condizioni ci si rende conto di quanto sia difficile il ruolo dell'istituzione, quello di garantire a tutti le condizioni per un percorso di uscita da percorsi di difficoltà. Ecco, è con questa raccomandazione, che nasce da un'esperienza personale, quella dell'essere stato in campo tante volte in mezzo a soggetti che veramente si misurano quotidianamente con la difficoltà. Vi prego, fate una riflessione e se c'è modo di fermare questa brutta pagina che andremo a scrivere nella storia dell'Umbria, siamo ancora in tempo. Consigliera Meloni. Ma sottoscrivendo tutto quello che è stato detto dai miei colleghi, aggiungo due cose. La prima, nella modifica trovo nuovi soggetti che si trovano in condizioni di vulnerabilità. Quali sono i criteri per cui si stabiliscono le nuove condizioni di vulnerabilità? Chi è che li stabilisce se non quest'Aula? Con approfondimenti che andavano inseriti, credo, anche nell'articolo. La proposta di legge di per sé non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, ma se non si stabiliscono quali sono i criteri di vulnerabilità, come si fa ad affermare che non ci sono nuovi oneri a carico del bilancio regionale? Non vedo invece, visto che siete così attenti alle categorie più fragili, una differenziazione per fasce di reddito. Credo che anche in questo caso si poteva inserire, considerando che credo che chi ha meno debba essere aiutato di più, anche nella pratica dello sport. Mentre trovo ovviamente del tutto inadeguata e quanto mai discriminatoria l'eliminazione di alcune categorie di vulnerabilità, peraltro, che sono gli ex detenuti, gli ex tossicodipendenti o i tossicodipendenti, nonché i migranti. Credo che per poter togliere la parola migranti abbiamo rimesso in discussione, ed è evidente, un impianto che, come sempre, vuole celare lo spirito di non inclusione, lo spirito di non partecipazione e di non attenzione verso le categorie fragili e anche più deboli, perché, come diceva anche la collega Donatella Porzi, non c'è nessuno che è immune, purtroppo, da certe piaghe sociali, e credo che questa modifica vada ad minare e soprattutto a ledere quelli che sono anche i diritti inalienabili delle persone e sicuramente un processo di non reinserimento nella società, che più volte peraltro vi sento parlare, però è ora anche che cominciamo a dire che un conto sono gli slogan e sono le frasi fatte, un conto è la pratica. Quando si scrive una legge si passa alla pratica e questa è una legge discriminatoria, questo noi lo dobbiamo dire. Peraltro mi aspettavo che nelle condizioni di vulnerabilità ci fossero degli esempi, ci fossero le nuove condizioni, perché senza quelle onestamente non è neanche, credo, votabile, perché come sempre si vota una cosa che non è completa e non è esaustiva nelle sue diverse particolarità. Quindi il mio voto è ovviamente contrario. Grazie. Consigliere Paparelli. Io, Presidente, auspico che si possa divenire
al più presto alla costituzione della commissione di garanzia statutaria, la nostra piccola Corte Costituzionale, perché questa è una legge in totale contrasto con lo statuto della nostra regione, che invece è legge dello Stato. Quindi, premesso che qualcuno avrebbe dovuto dichiararla, avrebbe potuto e dovuto dichiararla questa l'inammissibilità di questo testo di legge, ma noi lo faremo se insisterete a votare in quest'Aula questo disegno di legge fortemente discriminatorio e fortemente in contrasto con l'articolo 5 dello Statuto. Noi, non appena la Commissione sarà costituita, sottoporremo, diciamo, la questione, così come faremo qualora si infrangesse lo Statuto in altre occasioni. Questa legge viola i principi di uguaglianza stabiliti dall'articolo 5 dello Statuto, per cui la Regione concorre a rimuovere, non a creare, le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione, le convinzioni personali, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, eccetera, eccetera. La Regione deve concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili. Se voi oggi, in coscienza, approvate questo articolo, voi coscientemente e coscientemente violate lo Statuto regionale. E di questo noi, nelle sedi opportune, ce ne faremo carico, sia dal punto di vista giuridico normativo, ma soprattutto ci faremo carico dal punto di vista sociale, perché così un altro pezzo di quella solidarietà, di quella inclusione che ha fatto e ha reso l'Umbria, diciamo, importante, al centro, anche la recente Marcia della Pace lo testimonia. Per la prima volta in 60 anni non avete partecipato. Una cosa vergognosa il fatto che non avete partecipato con il gonfalone alla Marcia della Pace, seppure nella forma con cui si è costituita. Altro che parlare di San Francesco, di Assisi, voi nominate i nomi invano, e commettete, per chi crede, anche qualche peccatuccio, diciamo, del quale sarebbe opportuna la confessione nei luoghi deputati. Visto che lo citate continuamente, visto che ne fate vanto, qualcuno anche in maniera ortodossa. Quindi, ecco, fatevi un bel esamino di coscienza vera, di coscienza sociale, e credo che questo ci possa consentire di mantenere intatti quei valori che hanno fatto e hanno reso importante la nostra regione. Consigliere Fora. Ma questa discussione di oggi sarebbe decisamente facile impostarla su un piano strettamente ideologico, perché tale è. E sarebbe anche fin troppo facile citarvi e raccontarvi tante storie. Io in questi giorni ho ricevuto molte lettere, diverse lettere, alcune delle quali ci raccontano storie, drammi personali che quest'Aula sarebbe interessante che conosca. Ne volevo leggere una anche oggi, ma ho evitato perché la discussione non vorrei che prenda una piega paternalistica e assistenziale della commozione, perché invece in aula oggi stiamo compiendo e assumendoci un ruolo istituzionale. Questa legge non ha alcun contenuto di efficacia nelle politiche regionali. Io in commissione ho avuto modo di proporre un emendamento a questo testo di legge che voi oggi presentate, che oggi avremmo ripresentato se ci fosse stata data la possibilità,
perché vedete, voi ci dite che questa proposta di legge non ha alcuna portata ideologica. E se davvero fosse così, l'unica cosa che migliorerebbe il testo attuale è un'iniziativa del Consiglio o della Giunta che metta più risorse economiche per potenziare queste attività, che potenzi i servizi per aumentare possibilità a favore di più persone, che ne compia una discriminante migliore a parità di risorse economiche in funzione di una fragilità socio-economica. Sono tutti atti che avrebbero potuto migliorare il testo di legge vigente. Invece l'unica modifica che su un articolato di 15 articoli propone questo testo di legge è una sola, è cancellare dal testo di legge attuale le parole migranti, ex detenuti, ex tossicodipendenti. Noi oggi stiamo votando una proposta di legge il cui unico effetto, ad invarianza di risorse economiche, come è stato detto, è cancellare tre parole da un testo di legge. È una cancellazione incostituzionale, di cui credo che ci riserveremo anche di segnalare al governo, oltre che agli organi che si stanno costituendo in regione, la incostituzionalità di una norma di questo, di questa portata. La legge di per sé, permettetemelo, è di una portata molto bassa. Non per sminuire assolutamente le attività di riabilitazione motoria importantissime, ma stiamo parlando di una legge con una dotazione economica bassissima, i cui effetti nella comunità regionale, nelle fasce di bisogno della nostra comunità, sono stimabili in una ricaduta bassa. E allora qual è il problema? Il problema è che oggi in quest'Aula si sta discutendo unicamente di un atto politico grave che stiamo compiendo nella discriminazione di alcuni bisogni e di alcune fragilità rispetto ad altre. È grave, a mio avviso, se oggi noi ci assumiamo la capacità e il dovere di fare una graduatoria dei bisogni e delle fragilità delle persone che vivono nelle nostre comunità. La tossicodipendenza e in generale tutto ciò che ha a che fare con le fragilità sociali contiene dei drammi personali e familiari che non sono contenibili in una discussione istituzionale. Ma il segnale che oggi quest'Aula dà a tutte quelle famiglie che vivono dentro drammi, alcuni dei quali segnano purtroppo la vita non solo delle persone con qualche sbaglio che stanno pagando in diverse forme, ma segnano la vita dei familiari, delle famiglie, di tutto ciò, di tutte le persone che gravitano intorno a quelle comunità per sempre. E vedete, nessuno ci dà la garanzia che non toccherà mai a noi, che in un momento di fragilità delle nostre vite familiari, per quanto genitori bravi possiamo essere, per quanto figli bravi possiamo essere, non toccherà mai a noi affrontare un momento di fragilità. L'Economist qualche giorno fa ha stimato che il costo di una vita è di $60,000 a famiglia, e era una stima legata all'atteggiamento di lockdown che ha assunto l'America rispetto al privilegiare lo sviluppo economico piuttosto che al chiudere e quindi a danneggiare l'economia di quel paese. Estremizzando, la previsione era che tenere tutto aperto, in virtù di una statistica dei morti che avrebbe causato il tenere tutto aperto, rappresentava un costo per la comunità pubblica istituzionale americana del 70% più basso di quello che avrebbe rappresentato sospendere le attività economiche. Se noi crediamo in una società che premi solo chi vale, che premi solo chi non sbaglia mai, che incentivi solo esclusivamente il profitto, la redditività, allora tutte le decisioni, come dire, sono legittime.
Io vi invito davvero, invito i consiglieri di maggioranza, invito la Giunta a riflettere su un atto che oggi stiamo compiendo, che non ha a che fare con le attività sportive, che non ha a che fare con la legge che modificheremo, che non ha a che fare con risorse in più da assegnare alla nostra società, ma che compie oggi un atto di cancellazione di alcune fragilità che vivono la nostra comunità regionale dall'accesso ai diritti e ai servizi che la nostra comunità regionale mette a disposizione. Consigliere Pastorelli. Sì, signor Presidente, io inviterei innanzitutto a leggere l'atto e mi auguro che quei pochi che stanno vedendo la diretta in questo momento abbiano la possibilità, collegandosi fra qualche giorno magari al sito internet della Regione, di leggere, ecco, su cosa stiamo ragionando in questo momento, perché magari sentendo dalla minoranza qui ce ne hanno dette di tutti i colori, signor Presidente, anche peccatori, quindi prendo atto che una certa parte del PD si sta convertendo, per carità, e quindi nella vita va sempre bene quando uno poi riconosce i propri peccati, come faremo noi. Ma ci spieghi invece la minoranza come avevate scelto voi le categorie in precedenza, su quali basi? Quindi avete fatto delle scelte. Noi qui cerchiamo di non escludere, ma includiamo le persone vulnerabili, lasciamo la possibilità alla Giunta di in qualche modo individuare quali siano le categorie più vulnerabili. Quindi non c'è un'esclusione, ma c'è un'inclusione. Quindi peccatori, razzisti, ora ce le dite di tutti i colori. Beh, detti da rappresentanti di un governo che vuole rinchiudere in casa gli italiani, però lascia i porti aperti e fate entrare chi volete. Detto questo, potete continuare a dire altro, poi sicuramente noi risponderemo agli umbri, come dite voi, dobbiamo rispondere agli umbri, noi ci assumiamo le responsabilità di quello che stiamo facendo. Consigliere Bettarelli mi diceva che io parlo di fratello, mi ha descritto quasi come un fraticello un diacono, non lo so. Io semplicemente riporto qualche volta le parole del mio più illustre compaesano che è San Francesco. E dico solo quelle, quindi le invenzioni poi le lascio, non faccio le prediche, non cerco di insegnare nulla a nessuno, però ci assumiamo le responsabilità di quello che facciamo e facciamo delle scelte, come le fanno i genitori, i padri di famiglia, si fanno delle scelte e quindi ci esporremo poi, per carità. Fa specie anche l'intervento del capogruppo del PD quando dice che noi individuiamo i nemici. Che propaganda. Ma noi non abbiamo bisogno di individuare nessun nemico. Abbiamo bisogno però di individuare quali per noi, e penso anche per i cittadini umbri, possano essere le priorità delle categorie a cui vadano date certi tipi di agevolazioni. Tutto qua. Non abbiamo nemici. Si fanno delle scelte, ci si assume la responsabilità, si portano avanti con serietà e correttezza. Tutto qui. Dalla minoranza ho sentito un dipinto, dipinta la Lega come incapace di governare, quant'altro. Peccato poi che i governatori di regione più apprezzati in Italia, insomma, sono quelli della Lega, caro consigliere Paparelli. Quindi preannuncio, ove ce ne fosse bisogno, ma magari così rimarco, il fatto che la Lega voterà compatta favorevolmente la proposta di legge. Grazie. Consigliere Mancini, poi consigliere, vedo altre votazioni. Consigliere Mancini, prego. Grazie, Presidente. Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi di tutti i consiglieri, ognuno ha dato il suo contributo, ma è anche utile fare un'analisi non solo politica, anche tecnica. Allora, la legge che noi stiamo modificando, e mi permetto anche semplificando sotto certi aspetti, è in parte stata in questi anni inapplicata, lo ha accennato il consigliere Fora.
Perché in effetti, Presidente, stiamo parlando della legge regionale del 23 settembre 2009, cioè 11 anni fa. In questo periodo tutti i richiami all'inclusione, all'assistenza, alla cura di queste persone disagiate, così come è stato vagamente declinato a vario titolo dai consiglieri di minoranza, non è stata presa in considerazione alcuna categoria particolare, voglio dire questo termine, se non nel 2017, appunto nel giugno 2017, quando sono state inserite queste categorie. Io ero presente in aula, Presidente, c'era anche lei, c'era anche la Presidente Porzi, se non sbaglio. Noi andammo a modificare questa legge, ripeto, del 2009 e in tutti questi anni, 8 anni, la tanta caritatevole sinistra che ha guidato questa regione ha ignorato ex detenuti, immigrati ed ex tossicodipendenti. Li avete dimenticati per 8 anni. Poi a un certo punto, siccome la Regione Toscana aveva fatto una legge simile, voi vi siete ricordati, l'avete clonata. Non è partita da qui, da una commissione, dall'iniziativa di un consigliere regionale che magari visitando i territori o ascoltando, diciamo, il disagio di qualche famiglia, come voi avete ampiamente citato, quindi dando la colpa che noi adesso lasceremo sole le famiglie, ma noi non l'avete ascoltati per 8 anni. 8 anni! E come mai poi in tanti anni, diciamo, di governo, in questi anni passati, non avete mai pensato a capitoli particolari per queste categorie? Quindi il risultato qual è, cari colleghi di maggioranza e di minoranza? Che le leggi si scrivono, poi però non ci crediamo, ci fa piacere scrivere bellissime parole, poi non ne diamo attuazione. Ma l'altra cosa, diciamo, ancora più grave è che tutto il regolamento che questa legge richiama, cioè quindi individuare questi soggetti e le modalità e anche le finanze, come ha accennato il consigliere Fora, non è stato dato alcun seguito. Quindi voi credete nelle politiche dell'inclusione a parole? A parole! E se c'è qualcuno che è ideologico, cari colleghi, siete voi della minoranza che a suo tempo avete scritto questa legge. In effetti, se andiamo a vedere quanto crede, ha creduto la sinistra in attività sportive, lo dimostra le risorse messe su questa legge in passato, cioè pressoché pari a zero. Vi sconvolgerò, ma io ho partecipato a tante trasmissioni televisive che voglio ringraziare, più volte la partecipazione dell'allora Presidente della Terza Commissione Attilio Solinas, dove pubblicamente, insieme a un altro autorevole esponente passato della sinistra, il consigliere Vinti, sempre puntualmente hanno ricordato che dal 2007 non c'era un euro sulle attività sportive, a qualsiasi soggetto esse fossero destinate. L'ennesima prova, cari colleghi, che voi fate leggi per riempirvi la bocca, poi alla fine non siete in grado neanche di attuare in ciò che in teoria dite di dover e di dover far credere a tutta la comunità umbra. Io sono rimasto sconvolto, consigliere Bettarelli, lei è un mio concittadino, mi conosce da 10 anni, lei cita La vita bella di Benigni, dove vediamo questo bambino in un regime da campo di concentramento. Questa legge, secondo lei, è simile al regime dove è stato ambientato Benigni? Cioè, perché questa è la cosa, è vergognosa. Cioè, lei ci sta dicendo che questa legge assomiglia a una legge nazista, perché il contesto è quello. Lei ha descritto un film, no, lei ha La vita è bella, mi pare che non era ambientato nel Rinascimento, mi pare, no? Era dentro un campo di concentramento, no? L'abbiamo visto tutti quel film. Va bene, uguale. Guarda la sua dichiarazione di voto, allora, consigliere. No, concludo. Dichiarazione di voto, prego. Io, Presidente, rigetto paragoni assolutamente lontani dalla mia storia personale, dalla mia famiglia, dal mio atteggiamento politico. La legge dice semplicemente di individuare con un regolamento i soggetti, e chiaramente poi nelle pieghe di bilancio quello c'è scritto nella legge, dove tra cui per noi, per la Lega, per me, per i cittadini che hanno bisogni veri, sono gli anziani e i disabili. Gli altri, la palestra, se la pagano, caro Presidente. E questo è il problema. Se c'è un euro, caro Presidente, si dà prioritariamente l'aiuto a queste categorie. Poi, se le risorse di bilancio, confidando
nel buon governo di questa regione sicuramente non mancheranno occasioni di individuare ovviamente soggetti di questo tipo. Questo è quello che voleva essere spinto a legge. Questo è. Prego, consigliere De Luca. Concludo, dicendo, Concludo, Presidente. Abbiamo fatto un anno quasi di audizioni. Chi voleva partecipare ha avuto l'occasione di farlo, ha avuto modo di dover, diciamo, dire quello che doveva dire. Io confido nella capacità legislativa degli uffici che hanno ampiamente vagliato questa proposta di legge. Io stesso ho emendato la mia legge nel senso ancora più indicativo. Se poi questo non basta, verrà impugnato, non importa, la rifaremo migliore come ci chiederà il governo. Però noi, come tutti i legislatori, abbiamo anche il dovere di fare un'iniziativa giuridica. Del resto, lo concludo, la Giunta certe categorie l'aveva dimenticate precedente per 8 anni. La legge è entrata in vigore nel 2009, è stata modificata nel 2017, l'ha detto il consigliere Foro, non ci hanno messo un euro. Io adesso individuo, tramite la collaborazione dei miei colleghi, che per noi sono prioritari gli anziani e i disabili. Io, se questo assomiglia a razzismo, secondo me assomiglia solo e esclusivamente a buon senso. Consigliere De Luca, poi Bianconi. Ma io devo dire che questa discussione è fantasmagorica, è una roba che io non ho mai visto. Consigliere Pastorelli, lei ha detto che voi decidete quali categorie sostenere e quali soggetti includere. Bene, 21 giorni fa, all'interno di questa assemblea, voi avete votato questo, ovvero i flussi migratori che richiedono risposte molto più adeguate in termini di integrazione sociale e servizi assistenziali, quali l'alloggio o l'istruzione. Quindi voi 21 giorni fa avete votato un atto di programmazione sulla sicurezza dicendo che volete dare le case agli immigrati e oggi gli levate la possibilità di fare sport. Quindi lì gli date casa, l'importante è che fanno una vita sedentaria, devono ingrassare. Quindi io personalmente incomincio a pensare che ve li volete mangiare, perché non ho ben capito che cosa volete fare con questa legge. Io credo che sia assurdo. Non leggete le cose che votate, fate atti di propaganda pura, e quello che diciamo è il risultato è questo mix esplosivo che è diciamo clamoroso. Quello che purtroppo rimane è che questa è la seconda legge di iniziativa consiliare che è stata affrontata in questo anno di attività. La prima è stata quella che ha spostato la sede legale dell'ARPA a Terni e questa è la seconda. Quindi rendiamoci conto che questa regione, il calendario, voi pensate di risollevare questa regione dalla situazione drammatica legata dal Covid e vi permettete con queste azioni e vi permettete anche di criticare il governo. Cioè, io trovo veramente assurdo tutto questo. Trovo assurdo. Ora ragioniamo anche su un fatto, no? Allora, con questa legge vengono eliminati gli ex detenuti. Partiamo dal presupposto che Sandro Pertini, Ferruccio Parri, Terracini, essendo stati ex detenuti, non avrebbero potuto, diciamo, beneficiare di questa legge se si trovassero qui oggi. Ma capisco che non sono modelli che vi rappresentano. Rodolfo Graziani, non lo so, che al netto dei crimini di guerra in Libia, però diciamo nemmeno lui avrebbe potuto, diciamo, usufruire di questa legge. Ora io voglio dire, vi rendete conto che se ci sono delle politiche che necessitano di inclusione, che necessitano di ricostruire, andare a ricostruire il tessuto sociale, riportando le persone all'interno di un percorso che le reinserisce in un ambito di collettività, queste sono le persone che necessitano di questo tipo di sostegni? Io penso, vi rendete conto che noi andiamo a togliere le politiche sulla tossicodipendenza? Cioè, oltre al fatto che avete annullato e annientato le politiche di riduzione del danno, noi andiamo a ragionare su un fenomeno che va ad abbassare sempre di più l'età e la soglia. Cioè, se a 13 anni
arriva lo spacciatore che dà il metadone o arriva lo spacciatore che porta quel bambino, perché per me ancora è un bambino, all'interno di un determinato percorso, noi gli togliamo la possibilità e il beneficio di poter essere inserito all'interno di questa, di un percorso inclusivo attraverso lo sport. Beh, lo mettiamo in mano invece alle bande, lo mettiamo in mano al degrado, all'emarginazione. Questa è l'idea e la politica sociale che questa regione vuole mettere in atto. Avrebbe avuto senso che fosse passato un emendamento come quello che volevamo proporre, con che aveva proposto il consigliere Fora, che io avevo sottoscritto insieme al consigliere Bianconi e gli altri consiglieri di minoranza, ovvero mettere semplicemente disagio economico e sociale. Sarebbe stato più onesto, lo volevate eliminare, sarebbe stato più onesto. Ma andare a fare quell'operazione chirurgica, ripeto, quando poi vi siete scordati di avere delle garze dentro, diciamo, dentro l'operazione che avete fatto l'altra volta, ovvero, ripeto, dare gli alloggi agli immigrati, ecco, su questo credo che volete pure la dichiarazione di voto? Consigliere Bianconi. Grazie. Grazie Presidente. Io credo che sia doveroso in questo dibattito che ognuno di noi porti quelli che sono i propri valori, le proprie esperienze di vita, lasciando un po' fuori poi le ideologie. Quindi se dovessi considerare quanto ha detto il Presidente Mancini, credo che se questa legge avesse contenuto una richiesta di aumento di risorse, ci fossero state delle azioni volte a aumentare le risorse sull'impianto preesistente, allora avremmo potuto dire qui che stavamo facendo il bene dell'Umbria in linea con i valori che questa terra ha sempre avuto. Però purtroppo questo non è così. E quindi alle dimenticanze che sono state rappresentate nelle gestioni precedenti, con questa legge sicuramente non andiamo a creare valore aggiunto. Io vengo dalla terra del terremoto e ho visto nelle mie esperienze di questi ultimi anni gli italiani fare delle cose straordinarie, fuori dalla demagogia dei partiti. Ho visto persone che avevano poco arrivare da luoghi diversi del nostro paese e dividere quel poco con chi non aveva niente, con la speranza di aiutarlo a rialzarsi. Questi sono gli insegnamenti che di fronte a momenti importanti come questo non dovremmo mai dimenticare e non ragionare con logiche di demagogia, fuori dai nostri usi e costumi, fuori dagli usi e costumi di questa terra apprezzata nel mondo per i suoi valori fondanti. Siamo nati e cresciuti con gli insegnamenti di San Francesco, dove era fratellanza e aiutare il più debole anche tra i deboli. È quello che ci è stato sempre insegnato nelle nostre case. Lo sport è strumento di lotta alla discriminazione, è strumento di inclusione sociale, è strumento di recupero della vita per chi rischia di rimanerne fuori. L'Umbria non può emanare una legge discriminatoria come questa. È una legge che danneggia l'immagine dell'Umbria, la coscienza degli Umbri in Italia e nel mondo. Siamo riconosciuti e siamo apprezzati per ben altro. Quindi la mia dichiarazione di voto è assolutamente contraria. Grazie consigliere Bianconi, non ci sono altri interventi, quindi pongo in votazione l'atto 54 bis. Apro la votazione. Chiudo? Chiudo. 19 presenti, 11 favorevoli, 8 contrari. La legge è stata approvata. Oggetto numero 5.
Polizia penitenziaria, rotazioni, sporti, cante, pistola, impulsi elettrici, mozione, Peppucci, Carissimi, Rondini, Nicchi, Manchini, Pastorelli, Fioroni. L'atto ha più firmatari, chi vuole illustrarlo? Consigliere Peppucci, prego. Grazie Presidente. L'atto che ho presentato e che è stato poi sottoscritto da tutti i consiglieri del gruppo Lega ha ad oggetto polizia penitenziaria, detenzione, dotazione di spray urticante, pistole e impulsi elettrici. Infatti negli anni abbiamo assistito ad un graduale aumento delle aggressioni al corpo di polizia penitenziaria che troppo spesso non hanno gli strumenti per difendersi adeguatamente e che di conseguenza ed inevitabilmente sono costretti a subire violenze. Anche nella regione Umbria purtroppo assistiamo a casi di attacchi e violenze e in un quadro di insieme è necessario prendere in considerazione alcuni fattori. Da un punto di vista internazionale l'Italia non ha un numero particolarmente elevato di detenuti in rapporto con la popolazione, però siamo tra i pochi paesi europei grandi e medio grandi insieme alla Francia ad avere un grave problema di sovraffollamento. In particolare il tasso di sovraffollamento della regione Umbria, pur essendo inferiore a livello nazionale, a fine 2019 ha raggiunto il valore del 111%. Da evidenziare che il tasso di affollamento ha raggiunto addirittura il 124% nell'istituto penitenziario di Terni e il 113% nell'istituto penitenziario di Perugia e sono da meno gli istituti di Orvieto e Spoleto. Una situazione che ci impone una doppia riflessione sia per il pericolo legato all'emergenza coronavirus sia per la gestione dei detenuti che chiaramente risulta ancora più difficile data la carenza di personale. E qui passo al secondo elemento. Infatti sono evidenti le carenze d'organico del personale di polizia penitenziaria e su scala nazionale il personale degli agenti di polizia penitenziaria prima della riforma Madia contava 45.000 unità. Oggi sono 36.500 circa gli agenti di polizia penitenziaria che prestano servizio. Un quadro che chiaramente si ripercuote anche nella nostra regione e nei nostri istituti penitenziari dove c'è una carenza di agenti di polizia. Porto ad esempio la casa circondariale di Perugia dove a fine 2019 a fronte delle 248 unità previste solo 217 erano effettive. Questo incide chiaramente sulla gestione dei detenuti e nella vita all'interno dei carceri. Infatti il terzo elemento da considerare è che in questo contesto, quindi di sovraffollamento e di carenza di personale, il corpo di polizia penitenziaria si trova a fronteggiare situazioni di notevole gravità, spesso innescate da soggetti affetti da patologie psichiatriche per il quale appunto il carcere non è certamente il luogo più consono. Faccio riferimento a tentativi di suicidio, alle rivolte, agli scioperi della fame, numerosissimi atti di autolesionismo, ben 203 nel 2019 e 147 nel primo semestre del 2020, fino al baratto di medicinali che nello specifico si tratta di psicofarmaci. E l'attenzione in questo caso deve essere posta anche per le aggressioni al personale di polizia penitenziaria che lavora in difesa della sicurezza dei cittadini italiani e che troppo spesso subisce violenze di vario genere anche sulla propria persona senza avere gli strumenti adeguati proprio per difendersi. Voglio riportare all'attenzione dell'Assemblea le aggressioni della Regione Umbria avvenute nel 2019. I casi totali tra colluttazioni e ferimenti sono stati 232. E solamente appunto nel primo semestre del 2020 i casi sono stati 138, quindi confrontato con l'anno precedente direi che siamo a una proporzione particolarmente elevata. In estrema sintesi quindi abbiamo carceri con troppi detenuti, pochi agenti di polizia penitenziaria per poterli gestire e che per di più non hanno gli strumenti adeguati per potersi difendere da aggressioni. È bene ricordare alcune delle diverse aggressioni che si sono verificate in questo anno. Infatti voglio riportare alla vostra attenzione
Giornata di ordinaria follia in carcere a Capanne, scoperti i telefoni cellulari, sventato tentativo di suicidio ed aggredito poliziotto. Terni, detenuto, aggredisce in ospedale poliziotto penitenziario ed infermiere. E l'agente appena entrata in cella è stato oggetto di lancio del caffè bollente addosso con ulteriore tentativo di aggressione. Solo grazie alla prontezza e professionalità delle poliziotte presenti si è potuto scongiurare il peggio. Poi ancora Perugia, ancora follia al carcere di Capanne. Qua credo che sia doveroso porre particolare attenzione su questo evento che è accaduto pochi mesi fa. Detenuta stratta all'orecchio a poliziotta ed aggredisce agenti. Infatti due detenute sono entrate nella cella della detenuta per controlli quotidiani di sicurezza e quest'ultima si è scagliata contro una poliziotta afferrandola violentemente per i capelli, strappandogli l'orecchio con conseguenze ferimento del lobo, ma addirittura cercando di morderla. E l'altra agente nell'intervento per aiutare la collega è stata violentemente sbattuta a terra e si è contusa una mano. E si potrebbe continuare con tantissimi altri casi, pochi sono quelli che ho ricordato oggi e che sono stati portati all'attenzione di tutti noi consiglieri negli ultimi mesi. La realtà è che ad oggi lavorare in un istituto penitenziario è particolarmente difficoltoso e difficile ed è nostro dovere cercare di individuare le migliori risposte per far sì che venga garantita la sicurezza non solo degli umbri ma anche di chi mette a servizio se stessi per difenderla. Per questo esistono strumenti inabilitanti già utilizzati in altri ambiti che permettono di fermare situazioni che qualora degenerassero potrebbero portare inevitabilmente ad una disgrazia. Faccio riferimento alla pistola a impulsi elettrici conosciuta come taser e allo spray urticante. Strumenti che, come dicevo, sono già in dotazione e sperimentazione in diversi casi e che sarebbero utili per il corpo della polizia penitenziaria. Mi dispiace che l'opposizione probabilmente non reputa importante questo tema, mi trovo a confrontare maggiormente con chi ha sottoscritto già l'atto, forse problemi della polizia penitenziaria che quotidianamente, quasi quotidianamente vengono aggrediti e subiscono violenze per tutelare la nostra sicurezza non interessano e non interessa probabilmente neanche poter individuare delle soluzioni. La domanda che io chiaramente pongo a chi ci ascolta a questo punto e ai miei colleghi consiglieri di maggioranza, quante sono le aggressioni che appunto ho detto e che potevano essere limitate, quanti ferimenti potevano essere evitati con l'utilizzo di questi strumenti? La nostra risposta è sicuramente molti e forse tutti. E per questo la richiesta che facciamo alla Giunta regionale è di assumere ogni opportuna iniziativa e confronto con il governo al fine di dotare gli agenti di polizia di penitenziaria di pistole ad impulsi elettrici e spray urticante affinché possano fronteggiare situazioni di autodifesa in caso di necessità. Grazie. Ha chiesto di intervenire il portavoce Paparelli e poi dopo. Sì, diciamo che siamo soddisfatti del fatto che anche la Giunta si sia reso conto che quando le sciocchezze superano un certo limite vanno riportate al concetto di sciocchezza. Prima il consigliere Pastorelli richiamava al fatto che la legge, vedete che cosa dice, ecco, vi invito a leggere che cosa dice la mozione, che non è che con la mozione noi forniamo strumenti alla polizia penitenziaria, noi chiediamo alla Giunta di occuparsi di una cosa che non è propria della Giunta regionale, che riguarda l'ordine pubblico e la sicurezza, che è proprio di altri organi dello Stato. Quindi io, preoccupatevi piuttosto della sicurezza sanitaria e della sicurezza sociale, che sono compiti della Regione sul quale non state dando buona prova. Per questo chiedo la verifica del numero legale in aula, dicendo che io abbandono ovviamente l'aula per questi motivi e non per altri. Gli assessori, la Presidente, non erano presenti per motivi istituzionali, come mi è stato detto. Ora non c'è più il numero legale, quindi dichiaro tolta la seduta. C'è il numero legale? Sì, c'è il numero legale, Valerio. Quindi non c'è il numero legale. Sì, tanto non si può votare, ma non c'è il numero legale. Prego.
Quindi la seduta è chiusa. No, no, Presidente, prima io mi ho chiesto la parola, chiude la seduta. Vabbè, ma prego, prego, tanto non si può votare, prego. Allora, il numero legale, Presidente, va da memoria, ma non so se magari difetto di questo, finché è aperta la discussione, la seduta è aperta. Nel momento in cui c'è il voto si verifica. Va bene, ma se qualcuno vuole intervenire... Penso che la rimanderete, no, la discussione. Io volevo intervenire, Presidente. Cioè, la mia collega ha espresso alcune considerazioni, io mi ero prenotato a parlare, poi il numero legale mi risulta che si verifica nel momento in cui si vota, non c'è il numero legale, ancora io per me può comparire domani anche qualcun altro, fra due secondi, no? C'è la sospensione intanto. Infatti finito 5 minuti e poi è chiuso, ma non c'è il numero. Quindi io penso che questa mozione sarà rinviata alla prossima, non dovete fare adesso la discussione fra di voi. Sospensione o non sospensione, io sto dicendo che volevo intervenire sulla mia discussione dell'atto, se poi sono in due o nessuno, siamo io e lei va bene uguale, non c'è problemi, e poi chiaramente lei dichiara la sospensione per il numero legale, poi dopo il momento in cui dopo 3 minuti, 2 secondi, non lo so, decida lei, la seduta è diciamo decaduta. Però io volevo esprimere alcune considerazioni, Presidente, se posso, mi ero prenotato a parlare prima del consigliere Paparelli. In pratica oggi, se posso, Presidente, abbiamo assistito a quelle che sono le priorità. Scusi, consigliere, non è che la volevo interrompere. Io pensavo che voi voleste discutere questa mozione nella prossima seduta dove ci sono tutti, non poi decidete voi, ovviamente, rimessa ai proponenti. Quindi io le ho detto solo che... il numero legale, visto che questa mozione potrebbe essere discussa al prossimo Consiglio. C'è un carattere di approccio istituzionale che le parole del consigliere Paparelli assumono carattere, mi permetta, non solo politico, ma anche di carattere di rispetto di chi propone delle normative. Io glielo voglio dire, non è accettabile che un consigliere generale dica quello che ha detto sull'ipotesi come noi oggi avessimo, perché in passato mi pare che le giunte del passato hanno altri problemi oggi, non le voglio ricordare perché uno sembrerebbe anche spiacevole e non mi interessa farlo, però cioè, non può essere trattata la giunta o il consiglio come se da quest'aula ci siano delle menti, come si dice, quantomeno malate che partoriscono atti che tra l'altro vengono avvalorati dagli uffici del Consiglio regionale, quindi ammessa la discussione in aula. L'ammissione di un atto in aula ne certifica ovviamente la legittimità alla discussione, non può essere Paparelli che dispensa giudizi su atti dei miei colleghi. Questo è inaccettabile, Presidente, lei deve in qualche maniera richiamare questo atteggiamento. Uno ne sancisce, come si dice, l'incongruenza politica, ma andare a pensare che queste qui sono scemenze, lo dice lui. Cioè, tu puoi contestare la bontà politica dal tuo punto di vista, ma non trattarle come qualcosa da cestinare, perché è offensivo, Presidente. Lei deve garantire il rispetto dei ruoli politici che i cittadini ci hanno delegato. Poi la dimostrazione che per un quadro politico che ha abbandonato in massa oggi questo Consiglio regionale dimostra che certe tematiche non gli appartengono come interesse. Del resto, evidentemente, nella proposta di legge poc'anzi votata sullo sport sarebbe stato interessante fare lo sport gratuito per i figli dei poliziotti penitenziari, dato che vengono maltrattati dai famosi detenuti a cui la sinistra voleva fargli fare palestra. Questo è il ragionamento che bisogna fare dal punto di vista politico. Sarebbe stato bello discuterlo, lo faremo la prossima volta. Chiaro, sospesa la seduta, ma non avendo il numero legale, se fra 3 minuti tanto non tornano, non ci sarà, la seduta è tolta. Capigruppo convocata per martedì prossimo alle 9 in moralità video anche per i presidenti di commissione. Martedì prossimo alle 9, capigruppo allargata all'ufficio di presidenza, presidente di commissione in videoconferenza.
riaperta la seduta, c'è il numero legale, la chiudiamo. Ci vediamo il 27.